Ci canta la mia mamma. Bassissimo, va bene. Buonasera, bentornati, chiedo scusa per oltre mezz'ora di ritardo. Siamo nuovamente qui per dare inizio alla seconda parte del convegno sull'open access e questa seconda sessione abbiamo deciso di intitolarla Open Access, casi di studio e nuove pratiche. Ci saranno con noi i colleghi, tre colleghe dell'Università del Salento, il collega dell'Università di Modena e Reggio Emilia, a cui tra qualche minuto darò la parola, e, perché abbiamo pensato che dalla teoria, anche se stamane insomma di teoria ce n'è stata abbastanza poca, nel senso che le colleghe hanno dato supporto a quelle che sono appunto, anche i colleghi, mi riferisco ad Alessandro Pierno, a quelli che sono non solo i modelli ma anche le strategie dell'open access e dell'open science. Abbiamo pensato di invece ascoltare dalla viva voce dei nostri colleghi delle università che già operano nell'ambito dell'open access. E prima di dare la parola a Nicola De Bellis, che è il coordinatore dell'ufficio bibliometrico dell'Università di Modena, volevo un po' ritornare sulla questione che aveva affrontato stamattina Stefano Parise. Perché Stefano Parise sul Sole 24 Ore del 20 novembre del 2011 aveva affermato che le università devono impegnarsi a promuovere e a diffondere l'open access come strategia per un accesso democratico e diffuso alla conoscenza scientifica e ai risultati della ricerca, della ricerca sostenuta con risorse pubbliche. Quindi io mi sono chiesta, o meglio, ho messo in evidenza queste parole chiave: accesso democratico, conoscenza scientifica, ricerca, e riconoscendo in quello che è appunto l'idea, il concetto di open access, una cornice concettuale che mi piace pensare di ascrivere a Robert Merton, che stamattina è stato citato. Questo sociologo americano che è stato sostenitore della teoria dell'etica della scienza, che riconosce poi nella norma del cosiddetto comunismo epistemico, me lo si passi, anche se insomma sono le tre del pomeriggio, comunismo epistemico potrebbe essere un po'. Comunque mi era piaciuto riconoscere nella definizione di Merton soprattutto l'imperativo di mettere in comune le proprie conoscenze. Quindi riconosco in questo quella che è una science, open science, una scienza condivisa. Come prodotto la scienza, quindi come un prodotto collettivo, dice Merton, e la proprietà è un patrimonio comune. Ora, come giungere al contributo di Nicola De Bellis, il cui titolo è appunto Ricostruire un profilo bibliometrico di un'istituzione e l'esperienza della loro istituzione. Perché se Open Access è comunque accesso aperto, se Open Access è comunque, soprattutto mi riferisco agli open access journals e quindi alle riviste, i cui articoli vanno validati, vanno valutati, è chiaro che
mi chiedo, mi sono chiesta, allora, perché, in che modo sottoporre a valutazione la produzione open access? Allora, i motivi quali possono essere? Per procedere in maniera più efficace al reclutamento dei docenti, mi chiedo. Per poter attribuire finanziamenti pubblici e privati per la ricerca a singoli studiosi oppure a istituzioni, è emerso anche stamattina nelle relazioni dei colleghi. E quindi mi chiedo, di qui la necessità e l'importanza dell'applicabilità alle risorse open access di quelli che sono indicatori bibliometrici. E allora a questo punto, senza un'ulteriore domanda, chiedo a Nicola di parlarci, o meglio di spiegarci, come si realizza un'analisi bibliometrica. Buongiorno a tutti. Io, come vedete dalla slide, dal titolo e dall'intestazione, non mi occupo di open access. Mi occupo di una cosa che si chiama bibliometria. Che cos'è la bibliometria? Adesso in 20 minuti non è possibile spiegarlo. È una cosa brutta ma necessaria. Ecco, mettiamola in questi termini. Tuttavia, anche se la mia relazione forse è la più off topic di tutte, ho accettato molto volentieri l'invito di venire a parlare ad un convegno open access, perché dopo diversi anni che ci sbatto la testa contro ASN1, ASN2, VQR1, VQR2, e sono arrivato alla conclusione che non andiamo da nessuna parte, non andremo mai da nessuna parte nella valutazione scientifica, da nessuna parte costruttiva, non riusciremo mai a fare niente di buono se non estendiamo l'accesso aperto e l'apertura, il concetto di apertura, anche alla parte di valutazione. Da questo punto di vista ho apprezzato moltissimo il contributo della prof. Pievatolo di stamattina. Io sono al 100% d'accordo. Lei è una prof, ha parlato della peer review, io sono un bibliotecario con qualche crisi di identità, ma io parlo della parte reportistica bibliometrica. Quindi la direzione è la stessa. Il messaggio che vi dovete portare a casa dalla mia relazione è: non andiamo da nessuna parte nella valutazione se non iniziamo a farla in maniera aperta. Ora, se voi non siete interessati alla bibliometria, potete anche andare. Se invece restate, però, vi spiego come sono arrivato a questa conclusione. La mia presentazione si divide in tre parti. Faccio una breve riflessione sui due concetti di open access e bibliometria, di quanto siano distanti tra loro, e poi faccio la mia proposta. La chiamo Open Bibliometrics, che è un'eresia, cioè un'assurdità, ma si va avanti anche proponendo delle cose assurde, vediamo dove portano. E poi nella terza parte risponderò alla domanda di Lucia, come si fa in pratica. Io ovviamente non ho la ricetta, Noi abbiamo iniziato a fare delle indagini bibliometriche. Ora, open access e bibliometria, non c'è niente di più diverso di questi due concetti. L'animazione non era prevista, quindi sta andando per conto suo. Allora, sono due concetti agli antipodi, due progetti culturali, li chiamo io, agli antipodi. Da un lato, parte sinistra, ci sono concetti che caratterizzano l'open access: apertura, decentramento, futuro. L'open access, apertura non solo nell'accesso alla letteratura scientifica, decentramento, in teoria, in un mondo in cui della comunicazione scientifica è aperto, l'innovazione può arrivare da tanti posti, non solo dalle top institutions, dai top scientists. Futuro, l'open access guarda al futuro, l'open science guarda al futuro. Nella parte destra ci sono invece i concetti che caratterizzano quello che faccio io, la bibliometria. C'è la chiusura, perché se voi andate a guardare tutti i ranking bibliometrici
da qualunque punto di vista li prendiate, trovate nei primi posti, prendiamo il caso delle riviste, sempre le solite riviste degli editori commerciali, salvo qualche eccezione. Da un lato c'è il decentramento, dall'altro c'è la concentrazione, cioè la qualità intesa in senso bibliometrico è concentrata in un numero limitatissimo di istituzioni, di riviste, di autori, ripeto, dal punto di vista bibliometrico. Futuro da un lato e passato dall'altro. La bibliometria non ha un progetto, non è capace di prevedere. Si basa in larga parte sulla statistica, ma i modelli statistici stocastici in bibliometria non servono a niente, non si può prevedere assolutamente nulla. Il paragone che io faccio spesso, quello più calzante, è con quello che diceva Hegel nella Lineamenti di filosofia del diritto, quando doveva caratterizzare il ruolo della filosofia. La filosofia è come la nottola di Minerva che spicca il volo sul far del crepuscolo, cioè lo scopo della filosofia non dovrebbe essere quello di insegnare a trasformare il mondo, ma favorire una calda riappacificazione con la realtà. Ecco, la bibliometria fa esattamente la stessa cosa con il sistema delle pubblicazioni scientifiche, cioè se voi prendete, fotografate da un punto di vista bibliometrico il sistema delle pubblicazioni scientifiche in una certa data, trovate al top della distribuzione sempre gli stessi nomi, le stesse istituzioni. La bibliometria arriva dopo e vi dice: le cose stanno così, io semplicemente te le fotografo in una serie di indici bibliometrici. Questo discorso però va bene, cioè questa capacità di fotografare la realtà va bene se si guarda la parte superiore della scala, appunto top institutions, top authors, top journals. Se vi muovete nella parte media o bassa sorgono i problemi, perché vedete c'è l'ok sulle due piramidi più alte, nel senso che lì difficilmente sbaglia. Se voi avete un ricercatore che di una top institution che ha pubblicato su Nature un articolo molto citato, potete essere quasi sicuri che quell'articolo abbia fornito un contributo importante alla ricerca scientifica. Se vi muovete nei settori medio-bassi della distribuzione, trovate il caos. Trovate classificazioni, cioè posizioni in classifica che dipendono in gran parte da fluttuazioni casuali, errori nei database, pratiche di adattamento degli autori. Ad esempio, quando devo far salire il mio numero di citazioni per superare la soglia SN, la strategia più facile è di autocitarmi. L'AMBUR non normalizza e non corregge il numero di autocitazioni, per cui se uno viene da me e mi dice: come faccio, la soglia è 10, io ho 9, autocitazione, citati il tuo lavoro e arrivi a 10. Questa è l'unica soluzione possibile. Tenete conto che il problema del ruolo della bibliometria nelle valutazioni non è solo un problema politico, prima di essere politico è un problema epistemologico. Cioè un problema che riguarda la seguente domanda che i primi bibliometristi negli anni 70 avevano ben chiara. La domanda è: quanto conta il contributo degli scienziati non rivoluzionari nel preparare il terreno che porterà alla comparsa delle teorie che rivoluzionano un dato settore? Quanto conta? Ecco, questa domanda che oggi nessuno si pone più nelle riviste di settore, negli anni 70 era in primo piano. Ci furono una serie di articoli pubblicati da importanti sociologi e bibliometristi americani che erano focalizzati su questo problema. Purtroppo nel dibattito anche spesso dell'open access, quando si parla della bibliometria, si dà addosso alla bibliometria,
il cannone è puntato sull'impact factor, su una delle metriche più abusate e mal utilizzate della storia della bibliometria. Si parla solo dell'impact factor, ma tenete conto che l'impact factor numero uno non è nato per valutare le persone, non era quello il suo obiettivo, è nato per aiutare i bibliotecari a selezionare le riviste. E numero due, sono gli stessi bibliometristi che da quando è nato l'impact factor sono i primi a dire attenzione, non usatelo nelle valutazioni individuali. Al tempo stesso bisogna riconoscere, per la logica che dicevo prima, la bibliometria è come la nottola di Minerva che arriva sempre tardi sulla scena del delitto, bisogna riconoscere che l'impact factor in una situazione come quella che vedete raffigurata nella slide, cioè due riviste di chimica, una è Langevante Chemie, una delle più importanti riviste mondiali di chimica, l'altra è Studia Universitatis Babes Boliai, cioè una rivista rumena, l'impact factor semplicemente vi dice attenzione, la rivista numero uno è un top journal, l'altra non lo è. È molto più difficile vedersi accettato un articolo nella prima rivista che non nella seconda. Se un chimico prova a mandare un articolo fatto male alla prima, gli torna indietro nel giro di pochi minuti. Se lo manda alla seconda, ci sono buone possibilità che quell'articolo venga preso in considerazione e addirittura accettato. L'impact factor dice questo, niente di più. Se poi viene utilizzato per costruire delle graduatorie di scienziati, di ricercatori, ecco, quello è un crimine, non è semplicemente un errore. Allora, come si risolve questa situazione? Cioè qual è lo sviluppo naturale di questa situazione? Bene, tutti si sono lamentati e si lamentano dell'impact factor, sono arrivati i top bibliometricians di Leida, Leida è l'università dove ha sede il CWTS, che è il centro più importante di ricerca bibliometrica in Europa. Sono arrivati loro e hanno detto ok, noi siamo come Mosè, vi diamo le tavole della legge bibliometrica, cioè vi diciamo quali sono i comandamenti che dovete seguire per fare un'analisi bibliometrica fatta bene. E non sono stati i primi, cioè è un documento questo che si colloca sulla scorta di altre dichiarazioni simili, di altri report simili, tipo la San Francisco Declaration, il report The Metric Tide. Però ecco, la punta di diamante di questa letteratura è il Leiden Manifesto. Nel Leiden Manifesto ci sono proprio i 10 comandamenti. I 10 comandamenti dovrebbero risolvere ogni problema di applicazione della bibliometria nella valutazione della ricerca. Molto brevemente, non si fa bibliometria da sola con indicatori bibliometrici senza il giudizio qualitativo, il supporto della peer review. Non si fa una bibliometria staccata dal contesto, da un esame del contesto in cui si colloca la persona o l'entità valutata in generale. E attenzione quando si fa bibliometria alla ricerca locale, per lo più di area umanistica, storico-sociale. E gli indicatori bibliometrici che utilizzate e i report che producete, ecco, attenzione a questo punto, devono essere semplici, aperti e trasparenti. Ricordatevi questo punto perché ci tornerò tra un attimo. E condividete i report con i soggetti valutati, fate attenzione anche a questo punto perché torneremo anche su questo. E normalizzare gli indicatori, che vuol dire mai confrontare un chimico con un fisico, ma se devi contare il numero di citazioni di un chimico organico, lo devi pesare e lo devi valutare esclusivamente nel confronto con gli altri chimici organici. Non usare l'indice H nelle valutazioni. L'indice H è un indicatore che mette assieme produttività e impatto delle pubblicazioni. Non usare l'impact factor col terzo decimale per fare un ranking, cioè non puoi dire che una rivista che ha impact factor 3.1 è migliore di una che ha o peggiore di una che ha impact factor 3.2.
non falsa precisione, cerca di usare, di fare valutazioni multidimensionali, cioè di non considerare solo l'aspetto bibliometrico, e infine tieni aggiornati e monitorati costantemente gli indicatori. Oh, perfetto, questo è il non plus ultra di ciò che si può desiderare da una valutazione bibliometrica, ma è assolutamente fasulla. Cioè, come si fa questa roba qua? C'è qualcuno che la sa fare? Probabilmente loro che hanno proposto le tavole della legge la sanno fare. La mia domanda è, sì, ok, tutto vero, tutto giusto, come si fa? Ecco, la risposta alla domanda come si fa non arriva da chi dovrebbe arrivare, cioè dai top scientist della bibliometria. Perché cosa fanno loro? Allora, intanto c'è una considerazione mia di tipo, chiamiamolo, più filosofico. Dopo i maestri del sospetto, come li chiamava Paul Ricoeur, chi è che è nella posizione di formulare dei principi etici validi per tutti? Secondo me nessuno è in tale posizione. Ma c'è poi una ragione ancora più di tipo più pratico per cui ciò non dovrebbe accadere. I comandamenti arrivano, sono sponsorizzati da un'istituzione che vende reportistica bibliometrica avanzata. Quindi c'è il messaggio che questa gente ci dà è: fermi tutti, fare bibliometria è difficilissimo perché bisogna rispettare quei 10 comandamenti. Per cui volete dei report fatti bene, venite da noi, 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro al report, questo è il messaggio. Ok? Beh, la mia reazione a questa situazione è no. Perché invece di scrivere i comandamenti bibliometrici non mi fai vedere come funziona? Apri il cassetto, visto che uno dei comandamenti, come vi facevo notare prima, è condividere, rendere aperti e trasparenti gli indicatori. Perché tu che li sai fare non mi fai vedere come si fa? Mi insegni, io sfigato bibliotecario di Unimore, tu top bibliometrician, mi insegni come si fa, io a mia volta insegno ad altri come si fa e così via, e tutti riusciamo a fare valutazioni bibliometriche fatte bene, in context, valutando persone e istituzioni nel loro contesto. In realtà questo non accade, cioè noi non abbiamo accesso ai report avanzati, che si presume siano avanzati, quindi ai report scritti in conformità alle tavole della legge. Io non ne ho mai visto uno. La cosa più grave però non è che io non ne abbia mai visto uno, è che anche rivolgendosi alla letteratura di settore non si trova. Cioè voi nella letteratura trovate due tipi, se andate su Scientometrics, su Journal of Informatics, eccetera, eccetera, trovate sostanzialmente due tipi di pubblicazioni. Da un lato ci sono pubblicazioni che producono l'ennesima variante di un indicatore, indice H, G, Z, hanno finito tutte le lettere dell'alfabeto, adesso iniziano con le doppie, e poi trovate degli esperimenti molto sofisticati di analisi delle reti, quindi fatti strumenti che richiedono nella comprensione una preparazione adeguata, ma sono totalmente inutili da un punto di vista pratico. Se io voglio valutare un'istituzione non posso, quindi la conclusione è non posso affidarmi alla letteratura di settore. E c'è ancora qualcosa di ancora peggio, cioè la retorica che si sta creando attorno a due concetti, le altmetrics e la peer review come soluzione di tutti i mali. Allora, le altmetrics sono le metriche derivate dalle reti sociali, quindi vedete un esempio, questo numerino riassume un impatto dato di un documento derivato da blog, tweet e così via. Bene, e abbiamo già dei problemi enormi a proporre alla nostra istituzione della reportistica che ha un senso sugli indicatori tradizionali. Figuriamoci se io gli vado a proporre un conteggio dei like su Facebook, che vi potrebbero dire: allora io ho una grande famiglia del sud,
tutti i miei amici che hanno Facebook mi mettono il like, sono un top player. Shakira è la top scientist, no. Questa è la prima delle mistificazioni, ma ce n'è un'altra che a me piace ancora meno, ed è l'appello alla peer review. No, non so, la bibliometria è sbagliata, assolutamente, perché c'ha tanti difetti, impact factor, contro impact factor, indice H, e la soluzione è una sana peer review. Ok, dove sta la sana peer review? La peer review è la radice del problema, non è una soluzione. E la vera rivoluzione, la vera soluzione sarebbe avere valutazione bibliometrica e valutazione peer review combinati assieme, cioè capire dove si scontrano, perché si scontrano, dove vanno di pari passo e perché vanno di pari passo. La vera rivoluzione sarebbe quindi condividere i report di peer review, e quindi sposo totalmente l'idea della prof Pievatolo, assieme ai report bibliometrici. Ma i report bibliometrici dove sono? Ecco, noi stiamo iniziando a produrne. E il mio intervento qui è una, come dire, un punto di partenza verso la condivisione di questa reportistica. Brevemente, quanto tempo ho? 10 minuti. Brevemente vi dico quello che stiamo facendo. Prendo come esempio, come case study, un dipartimento. Siamo partiti con analisi bibliometrica di un dipartimento di chimica e geologia della nostra università. Allora, noi abbiamo iniziato questo percorso nel 2014, assieme ad altre due università, Parma e Ferrara, e abbiamo condiviso risorse, abbiamo acquistato delle piattaforme analitiche avanzate, e l'idea era quella di iniziare a produrre reportistica il più possibile aderente alle, diciamo alle norme etiche imposte dai bibliometristi di Leida, su 4 livelli. Individuale, quindi il singolo autore che vuole una valutazione del suo profilo bibliometrico, dipartimentale, di rivista e di argomento, di subject. Il report che riguarda l'istituzione è stato creato, diciamo, ha una struttura che contempla questi 6 step. Cioè c'è una parte in cui si fissano gli obiettivi, uno step successivo in cui si scelgono le fonti e gli indicatori, un terzo step di preparazione dei dati, un quarto step di costruzione vera e propria del dataset, poi la produzione, l'elaborazione, l'analisi e la produzione dei risultati, e infine il feedback. Vediamo in dettaglio questi passaggi, perché ognuno di questi comporta una serie di problemi non facili da superare. Allora, gli obiettivi. Innanzitutto, noi quando abbiamo deciso di iniziare questa analisi, abbiamo contattato il presidio qualità del dipartimento e ci siamo messi d'accordo con loro. Cioè, loro ci hanno detto cosa volevano e noi gli abbiamo detto cosa gli potevamo dare in cambio. La prossima settimana abbiamo un incontro proprio con chi ci ha commissionato il report, perché loro l'hanno letto e hanno fatto già, come vi dirò dopo, una serie di commenti di cose che secondo loro vanno bene e altre che non vanno bene. Ecco, questo però dal mio punto di vista è un passaggio fondamentale. Cioè, io analizzo una realtà, ma questa entità che è sotto analisi a sua volta mi dice se quello che sto facendo ha un senso o meno. Non è semplicemente un'analisi mia di un qualcosa che non sa quello che sto facendo. Quindi c'è un rapporto di interazione con il soggetto analizzato. C'è però un problema enorme quando si fa questa cosa. Come si definisce un dipartimento da un punto di vista analitico?
si definisce come fa Anvur nella VQR come l'insieme delle persone, che, dei docenti, ricercatori che compongono il Dipartimento a una certa data, o è l'insieme della produzione scientifica del Dipartimento lungo un certo arco di tempo? Sono due cose molto diverse, perché un Dipartimento è fatto in quel modo lì, che vedete lì sotto. Nel 2008 esce A, nel 2009 entrano B e C, nel 2010 escono D ed E, entra F. Cioè un Dipartimento è un'entità dinamica. Cioè se tu vuoi analizzare realmente la produzione scientifica di un Dipartimento, dovresti basarti sulle affiliazioni che trovi negli articoli, così come vengono riflesse dai database bibliometrici Web of Science e Scopus. Purtroppo questo lavoro non è possibile, o meglio, non è che non è possibile, è possibile per livelli di aggregazione alta. Per esempio, se voi cercate University of Bari o Università di Bari, cioè le varianti del nome Università di Bari, Università di Modena, riuscite bene o male a ottenere un risultato credibile. Ma se voi cominciate a cercare tutte le forme possibili con cui un sottoinsieme dell'università, quindi un dipartimento, un istituto, un ente di ricerca, si è identificato negli articoli, ecco lì nasce il problema, perché a parte il fatto che i dipartimenti prima del 2012 non esistevano, quindi se proprio dovete fare un'analisi di questo tipo vi dovete fermare al 2012, che non ha senso, c'è proprio il problema materiale di identificare le pubblicazioni che volete analizzare, che cosa state analizzando. La soluzione che abbiamo adottato è quella di rendere l'analisi compatibile con le due tornate di VQR e quindi di prendere i docenti e i ricercatori a una certa data e analizzarne la produzione scientifica nei 10 anni precedenti. Una delle critiche che ci è stata fatta da chi ci ha commissionato il report è appunto la perdita di questa dimensione storica, e dobbiamo parlare un attimo e capire se è possibile integrare questa analisi con elementi, chiamiamoli più storici, ecco, che riflettano l'evoluzione reale del Dipartimento nel corso del tempo. Fonti e indicatori. Bene, nella relazione allegata che ho già inviato agli organizzatori, c'è una parte che riguarda la descrizione dettagliata, che è contenuta in un file annesso alla relazione, di tutti gli indicatori che abbiamo utilizzato. Ecco, questi indicatori non sono solo quelli che si estraggono da Web of Science e Scopus. Grazie al progetto di cui vi parlavo prima, abbiamo avuto accesso anche alle piattaforme analitiche Insights e Cyval, che sono delle estensioni di Web of Science e Scopus da cui si ricavano i cosiddetti indicatori normalizzati. Se vi ricordate, uno dei comandamenti era mai confrontare cose che non sono simili. Normalizzare gli indicatori. Che vuol dire normalizzare? Vuol dire che quando tu valuti le citazioni di una pubblicazione, non prendi il numero grezzo, ma prendi quel numero pesato in maniera tale che dalla pesatura emerga il confronto tra il numero di citazioni di quella pubblicazione e la media delle citazioni ottenute a livello internazionale da tutte le pubblicazioni simili per argomento a quella che stai valutando. Ecco, questo ti permettono di farlo piattaforme, indicatori derivati da piattaforme come Insights e Cyval. Quindi ci siamo basati su questo tipo di fonti. Preparazione dei dati. Ecco, questa è la parte più bibliotecaria, più biblioteconomica del lavoro che abbiamo fatto. Ci sono due opzioni. Se uno di voi vuole analizzare un dipartimento universitario, ha due possibilità: o prendere gli indicatori e importarli tramite web services in Iris, è una possibilità, e l'altra possibilità è quella di prenderli direttamente alla fonte, da Web of Science e Scopus. Se si importano in Iris, il problema, cioè si risolve un problema, quello della disambiguazione. Se voi avete Paolo Rossi di Uniba,
il Paolo Rossi di Uniba, che si autocataloga i suoi lavori in Iris, si è scelto perfettamente le sue pubblicazioni. Quindi non avete il problema di disambiguarlo e di distinguerlo dal Paolo Rossi dell'Università di Lecce, ad esempio. Questo è vero, ma avete un altro problema, che i dati di Iris sono il prodotto di autocatalogazione, sono dati assolutamente, almeno per noi a Modena, allo stato attuale, inutilizzabili a scopo bibliometrico. Quindi la soluzione che abbiamo adottato è quella di andare alla fonte, di andare a fare le correzioni e le disambiguazioni direttamente su Web of Science e Scopus, e questa è l'infografica con cui abbiamo contattato i docenti, gli abbiamo spiegato quello che volevamo fare, e devo dire, finora abbiamo ottenuto per le aree bibliometriche una risposta abbastanza positiva, almeno da alcuni dipartimenti, nel senso che loro ci hanno contattato, gli abbiamo spiegato quello che volevamo fare, gli abbiamo spiegato che in sostanza dovevano aiutarci tramite un intervento sul Researcher ID e lo Scopus Author ID a rendere permanenti le correzioni dei profili autore nelle banche dati internazionali. Abbiamo poi utilizzato l'ORCID, che è la VQR, l'ultima VQR resa obbligatoria per tutti i docenti italiani, abbiamo utilizzato l'ORCID come una specie di hub per memorizzare i link con i profili autore disambiguati degli autori nelle banche dati. Questa è la parte del lavoro in cui abbiamo coinvolto le biblioteche in maniera più massiccia, perché è un lavoro da fare di controllo bibliografico, che peraltro continua, perché ci mancano, c'è stato commissionato di recente un lavoro su 180 medici, sui 180 medici della nostra università, e i medici sono quelli più difficili da raggiungere, perché il medico per definizione non ha mai tempo. Ecco, due parole sull'ORCID. Per noi è il perno del progetto di disambiguazione. L'idea di utilizzare l'ORCID è nata dal fatto che, rispetto ad altri identificativi univoci, è un identificativo aperto, non dipende da un fornitore commerciale, e si presume, si spera che sia un identificativo che regga la prova del tempo. Ecco, questa è una tipica pagina di un ricercatore che si è sottoposto alla nostra procedura di disambiguazione, noi la chiamiamo orchidamento. Vedete, in sostanza l'ORCID vi permette sia di recuperare i metadati dei lavori scientifici, non inserendoli manualmente, ma sincronizzandoli e catturandoli da Web of Science e Scopus, sia sulla sinistra, la parte realmente importante, di memorizzare i link con i profili di quell'autore in Web of Science e Scopus. Ovviamente si tratta di profili autore, ripeto, su cui è stato fatto un controllo bibliografico serrato. Avendo fatto questo lavoro sui 40-50 docenti di un dipartimento, dopo tirare giù i dati per l'analisi bibliometrica è molto semplice, perché hai direttamente i record che puoi analizzare. E purtroppo c'è un problema con l'ORCID, che non si autoalimenta da solo, non ancora. Quando si potrà autoalimentare, se mai succederà? Si potrà autoalimentare se e quando gli autori cominceranno ad utilizzare sistematicamente l'ORCID nella firma delle pubblicazioni. Questo è un caso, perché in questo modo, quando questo autore fa la submission dell'articolo Elsevier, se Elsevier ha diritto di scrittura sul tuo ORCID, lui automaticamente manda i metadati nel tuo account ORCID, quindi non c'è neanche il bisogno poi di intervenire mediante la sincronizzazione con banche dati o l'inserimento manuale. Una volta creato il dataset, sono possibili tante cose. Noi condividiamo volentieri il dataset, se qualcuno è interessato a vedere come è fatto e a capire che tipo di analisi si possono fare con quei dati, si possono fare tante cose. Uno più ne sa di analisi statistica e
più ci può tirar fuori. Si possono fare analisi a livello delle singole pubblicazioni, analisi a livello di autori individuali, analisi a livello di sottogruppi omogenei di autori, ad esempio raggruppamenti per SSD o SSC, e si possono poi fare analisi aggregate dell'intero dipartimento, ad esempio in rapporto a delle baseline internazionali, quei numeri che vi dicevo, quelle medie internazionali di cui vi parlavo prima, che si ricavano da fonti come Insights e Cyber. Ora, che cosa viene fuori, che cosa è venuto fuori dall'esperimento che abbiamo fatto noi? Ovviamente non c'è il tempo di entrare nel dettaglio dei risultati. Il report è uno strumento esplorativo, nel senso che permette di trovare delle relazioni, dei risultati che uno non si attendeva all'inizio, e adesso vi farò un esempio, ma è anche ovviamente uno strumento di ranking interno al dipartimento. Come tale è stato recepito e percepito da chi ce l'ha commissionato. Vi faccio un esempio di entrambe queste tipologie di uso. Allora, questo è stato un risultato per me sorprendente, abbastanza sorprendente, e che i nostri committenti hanno trovato a loro volta utile. In pratica, se si va a confrontare, e il confronto va fatto di default, anzi è fondamentale, se si va a confrontare la copertura nelle banche dati internazionali delle pubblicazioni di ciascun autore di area geologica, è un dipartimento di chimica e geologia, quindi ci sono queste due anime, ecco, se per i geologi si va a confrontare il numero delle pubblicazioni in IRIS con il numero delle pubblicazioni in WOS e Scopus, si trova che alcuni sono ben coperti da WOS e Scopus, altri, i puntini rossi in questo grafico, hanno invece molte pubblicazioni in IRIS e pochissime in WOS e Scopus. Ma questo non è di default un demerito, semplicemente è possibile che quegli autori facciano delle cose che non richiedono necessariamente come output la pubblicazione in una rivista indicizzata a livello internazionale. E l'esempio più clamoroso è la mappa geologica. Le mappe non sono indicizzate, ma i geologi, se tu gli vai a dire io ti sto valutando sulla base di quanto produce, di quanto c'è indicizzato in WOS e Scopus, questi ti tirano qualcosa dietro, perché dicono: ma come, io spendo mesi, anni per fare una mappa e tu non me la consideri. Bene, questo grafico ha avuto il suo impatto sul presidio qualità, perché loro hanno detto: sì, assolutamente, questo è vero, non possiamo utilizzare i ranking che tu ci hai dato per valutare una parte del dipartimento, i geologi, o almeno una parte dei geologi. Ecco, questo è un altro risultato interessante, questa è una tabella di indici di correlazione. Non entro nel dettaglio tecnico, ma non serve nemmeno, semplicemente vi dico che cosa indica questa tabella. Questa tabella indica che se si costruiscono delle classifiche di autori, di area chimica o di area geologica, secondo vari indicatori, direi quasi tutti quelli che abbiamo utilizzato nelle fonti, le correlazioni tra questi ranking, tra queste classifiche, sono molto alte. Cioè, che vuol dire? Che se un autore è nelle prime posizioni delle classifiche costruite con un indicatore, con molta probabilità è anche nelle prime posizioni delle classifiche costruite con altri indicatori. Questo fa nascere la seguente domanda: ma qual è la causa di questa correlazione di ranking? C'è sotto un reale meccanismo qualitativo? Cioè, questi autori che stanno sempre al top, vuol dire che sono quelli più meritevoli, quelli che hanno lavorato meglio? Ecco, questo è uno dei punti che discuterò la settimana prossima, che sono stati inseriti dal presidio di qualità nel feedback che mi hanno dato dopo aver letto il report.
Il report, come vi dicevo, ha avuto una buona ricezione, loro vorrebbero che questo lavoro fosse fatto annualmente, aggiornato, vedremo. Se l'esperienza dell'ufficio biometrico andrà avanti, di sicuro faremo un servizio di questo tipo. Ci hanno però contestato dei difetti gravi. Uno è quello che vi spiegavo prima, la storicità, il fatto che io non sto misurando la prestazione di un dipartimento, sto misurando delle persone che ho identificato ad una certa data come appartenenti a quel dipartimento, ma l'ho fatto spiegandolo ovviamente, primo per la difficoltà di seguire l'altra strada e secondo per rendere i dati confrontabili con i dati delle due VQR, perché questo era uno dei miei obiettivi. E poi un'altra lacuna grave che mi hanno contestato è il fatto che non ci sono dati sulle risorse, sui finanziamenti, ma questo è un problema serio, nel senso che in teoria UGOV, IRIS dovrebbero gestire anche la parte relativa ai progetti, a quanti soldi prende ciascun docente, ciascun ricercatore. Di fatto allo stato attuale questo non è ancora possibile, quindi l'unica alternativa per me sarebbe, con dei questionari, andare a rilevare a livello autore per autore i soldi che hanno preso. Allora, questo è qui concludo. Il mio problema in questo momento è che sto aprendo il cassetto, sto condividendo inizierò a condividere i report e i dati, e mi manca un termine di paragone, cioè ho bisogno di confrontarmi con qualcuno che ha intenzione di fare la stessa cosa o che sta facendo magari la stessa cosa, io non lo so. Se c'è qualcuno del genere, mi contatti pure. Concludo dicendo che secondo me questa è la strada, Open Bibliometrics. Lasciate perdere il moralismo, il falso moralismo dei principi di Leida, perché con dei comandamenti puramente teorici non si va da nessuna parte. Ci vuole qualcuno che abbia il coraggio e la competenza di far vedere come si fanno le cose in pratica. Ma io ho finito. Allora, grazie Nicola, mi piacerebbe raccogliere a questo punto la sfida, nel senso che è assolutamente positiva, che da un bibliotecario si possa magari far convergere anche le nostre competenze o formarci a queste nuove competenze in ambito di valutazione, ma soprattutto in ambito di bibliometria, che non è di così facile approccio, quindi ben vengano, lancio a tutti i colleghi magari proposte per poter iniziare una collaborazione. Bene, sappiamo che insomma, in Italia il movimento Open Access si afferma intorno al 2004 con la dichiarazione, con l'atto formale a Messina. La commissione CRUI la commissione CRUI per le biblioteche di Ateneo, in collaborazione con la stessa università, organizza questo convegno il cui obiettivo è appunto la promozione nel nostro sistema italiano. A partire, insomma, già nel 2010 poi la dichiarazione di Messina verrà sottoscritta da 71 su 84 università. Ovviamente non dico nulla di nuovo, ma questo è per introdurre quelle che saranno adesso le due relazioni delle colleghe, la prima relazione, le due colleghe del Dipartimento di Matematica e di Dipartimento di Biologia, che ci presenteranno due riviste antesignane dell'Open Access pubblicate dall'Università di Lecce,
e quindi Università di Lecce, Università del Salento, che già dagli anni 90 ha dato inizio a esperienze di open access, mi piace pensare. E adesso noi ascolteremo Antonella Toni, responsabile della biblioteca della sezione di matematica del Dipartimento di Matematica Ennio De Giorgi, con la presentazione di questa rivista Note di Matematica, e successivamente Maria Regina Maggiore con la presentazione della rivista Talassia Salentina. Tutto questo perché effettivamente rivedere insieme e cercare di capire insieme alla loro esperienza come due riviste dell'Università del Salento possano e continuino a contribuire a quella che è una parola che abbiamo sentito anche stamattina nuovamente, quella che è la disseminazione scientifica. Prego. Grazie. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e grazie per essere qui. Io, come componente del gruppo di lavoro Università e Ricerca, vorrei innanzitutto ringraziare il CER di Antellaico Puglia, il presidente Morgese. Poi ringrazio l'Università di Bari che ci ospita, e permettetemi di ringraziare la coordinatrice del nostro gruppo, Lucia Di Palo, per il grande lavoro che ha fatto, e insieme ai colleghi del gruppo, gli altri componenti del gruppo di lavoro, Giusy Stea, Gabriella Guastamacchia e Graziano Barca. Grazie. Il nostro intervento ha come scopo l'illustrazione di due riviste online ad accesso aperto pubblicate dall'Università del Salento, che hanno fatto da guida nell'open access in Italia. Vorremmo sottolineare anche il ruolo svolto dalle biblioteche di matematica e di biologia nello sviluppo dell'editoria elettronica per la pubblicazione di materiale didattico scientifico in formato elettronico e ad accesso aperto. Il percorso di Note di Matematica e Talassia Salentina, avviato alla fine degli anni 90, nell'ambito di progetti nazionali e europei per lo sviluppo e la condivisione di risorse elettroniche, ha portato alla realizzazione di un modello di open access in continua evoluzione, che si è consolidato poi a livello di Ateneo in diversi ambiti disciplinari, sia a livello nazionale che internazionale. Il sistema bibliotecario di Ateneo, dell'Università degli Studi di Lecce, ora Università del Salento, è stato uno dei primi sistemi bibliotecari a livello nazionale e internazionale ad avviare e realizzare un progetto di editoria elettronica per la pubblicazione di materiale didattico e scientifico open access. Infatti, l'editoria scientifica elettronica ad accesso aperto dell'Università del Salento nasce nel 1998 con la pubblicazione di materiale multimediale online e su CD-ROM. Si sviluppa poi negli anni 1999-2000 con l'implementazione del sistema ESE e la pubblicazione della versione elettronica delle due riviste Note di Matematica e Talassia Salentina. Ecco la copertina delle due riviste. Il progetto editoriale e il sistema ESE, avviati e coordinati dalla dottoressa Valzano, già direttrice del coordinamento SIVA e del Sistema Informativo Telematico per la Ricerca e la Didattica dell'Università del Salento, prevedono la valorizzazione e lo sviluppo coordinato dell'editoria elettronica dell'Università, estesa a tutti i tipi di pubblicazioni, riviste, monografie, proceeding, eccetera. La razionalizzazione delle spese di pubblicazione e il controllo del copyright, la gestione editoriale, la consultazione via web delle pubblicazioni elettroniche,
prevedono inoltre l'accesso rapido e agevolato e la divulgazione della conoscenza e della ricerca scientifica a livello internazionale. Ecco qui l'home page del sistema. Il sistema ESE nasce quindi in ambito bibliotecario, con il coinvolgimento di tutte le biblioteche interessate, e viene presentato per la prima volta, insieme alla versione elettronica delle due riviste scientifiche, al convegno SINM 2000 sul Sistema Informativo Nazionale per la Matematica. Il progetto SINM, già realizzato nei primi anni 90 dalle Biblioteche Matematiche Italiane, coordinato dalla dottoressa Valzano, aveva come obiettivo lo sviluppo e la condivisione a livello nazionale di archivi e risorse bibliografiche e documentarie dell'area matematica e di altre discipline correlate, con il minor spreco possibile di risorse tecniche e finanziarie e nel rispetto di regole e standard nazionali ed internazionali. Nel convegno parteciparono molti bibliotecari italiani, diverse autorità accademiche nazionali e internazionali di varie discipline, e furono affrontate per la prima volta in Italia, in maniera approfondita, diverse problematiche connesse con le pubblicazioni scientifiche elettroniche, le problematiche che sono tuttora oggetto di discussione a livello internazionale in diversi ambiti disciplinari, quali per esempio quelle sul copyright, sulle tecnologie e protocolli standard di comunicazione, problematiche relative ai formati standard per l'accesso e la distribuzione elettronica dei documenti, sulla conservazione a lungo termine dei documenti digitali e l'impact factor. Tra gli altri contributi, infatti, proprio a questo proposito dell'impact factor, molto interessante e particolarmente attuale, come abbiamo sentito poc'anzi, è stato quello dal titolo L'impact factor nella valutazione della ricerca e nello sviluppo dell'editoria scientifica, presentato dal matematico Alessandro Figata Lamanca, all'epoca membro del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, molto noto anche al di fuori della comunità matematica internazionale per la sua stringente critica al sistema dell'impact factor per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Il sistema ESE, con la versione online delle due riviste Note di Matematica e Talassia Salentina, viene poi sviluppato negli anni successivi nell'ambito di progetti regionali, nazionali e internazionali, finanziati dall'Unione Europea ed altri enti, tra cui i progetti IMES e Central Black Map, coordinati dalla dottoressa Valzano e dal professor Carlo Sempi, il piano coordinato delle Università di Catania e Lecce, coordinato dal professor Mauro Bigliotti, insieme a Sempi e Valzano, e il progetto SIMBIP, sistema integrato delle biblioteche pugliesi, finanziato dalla Fondazione Caripuglia e coordinato dal professor Onofrio Berrigues. Viene quindi assegnato il codice ISSN anche alla versione elettronica di entrambe le riviste, che possono essere così registrate negli archivi elettronici internazionali ISSN e URIX e nell'archivio internazionale DOAJ. Quindi viene effettuata la conversione in formato elettronico di tutte le annate arretrate e ad ogni articolo viene assegnato il codice DOI, che è generato in maniera automatica dal sistema ESE e registrato nell'indice internazionale in accordo direttamente con l'International DOI Foundation. La codifica DOI, quindi, viene utilizzata per la prima volta in Italia per queste due riviste, ancora prima della costituzione di MEDRA, cioè l'Agenzia Europea di Registrazione del DOI, che dal 2004 fornisce servizi di registrazione DOI a editori, università, centri di ricerca e intermediari in Italia e all'estero. Tuttavia la versione cartacea di entrambe le riviste
viene ugualmente mantenuta per non interrompere lo scambio internazionale con le centinaia di riviste italiane e straniere di alto livello scientifico, però pubblicate soltanto su carta. La versione online è resa disponibile sulla base dei termini della seguente licenza Creative Commons. Note di Matematica, dunque, è una rivista del Dipartimento di Matematica dell'Università di Lecce, ora Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento, che nasce nel 1981. Ha una periodicità semestrale, contiene articoli originali di carattere internazionale su argomenti attuali di ricerca nel campo della matematica. Il numero ISSN della versione cartacea e quello della versione elettronica è visualizzata nella slide. Note di Matematica è una rivista peer review con un comitato editoriale internazionale e con un codice etico basato su COPSO Best Practice Guidelines for Journal Editors, cioè il codice che regola i rapporti fra i diritti e i doveri degli attori nel processo di pubblicazione, quindi degli autori, degli editori, revisori e redattori. E Note di Matematica è presente in molti cataloghi italiani e stranieri, è indicizzata in numerose banche dati internazionali, sia multidisciplinari che di settore, tra cui MatSciNet, Central Blood Math e Scopus. Come abbiamo detto, Note di Matematica è stata la prima rivista scientifica a livello nazionale ed europeo pubblicata in formato online ed open access. Nel 2000 poi le ultime annate sono state liberamente accessibili nel sistema ESE e negli anni immediatamente successivi anche tutti gli altri volumi pubblicati precedentemente solo in formato cartaceo. Le problematiche inerenti alla versione elettronica della rivista, quali la scelta del database per la gestione e consultazione via web, la definizione del foglio di stile, dei formati di distribuzione e visualizzazione del documento full text, o problematiche relative alla gestione degli accessi e della sicurezza, sono state affrontate per la prima volta nel periodo maggio-ottobre 1999 nell'ambito del Master in Gestione e Direzione di Biblioteca organizzato dalla dottoressa Valzano presso l'Università di Lecce in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano. I risultati che sono stati raggiunti sono stati anche discussi in alcune tesi di diploma del Master e furono danno il via ad altri progetti nazionali, tra cui il progetto REIM, Riviste Elettroniche Italiane di Matematica, in collaborazione con l'UMI e l'European Mathematical Society, e furono presentati insieme al sistema ESE nel convegno SIM 2000, un sistema informativo nazionale per aree disciplinari. Qui concludo la parte del nostro intervento e passo la parola a Maria Regina, la collega Maria Regina Maggiore. Scusate, Maria Regina Maggiore, che vi presenterà la Talassa Salentina in maniera più dettagliata e poi vi illustrerà, continuerà ad illustrare il percorso che hanno fatto queste due riviste nel realizzare un modello di open access in continua evoluzione che si è consolidato poi a livello di Ateneo in diversi ambiti disciplinari, sia a livello nazionale che internazionale. È una rivista pubblicata dal Bisteba
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Taranto. È la seconda rivista scientifica pubblicata in Italia anche in formato elettronico e ad accesso aperto a partire dal 2000. E la rivista, fondata nel 1976 dal professor Pietro Parentan insieme alla stazione di biologia marina di Porto Cesario, per diffondere le attività della stazione e i risultati delle ricerche portate avanti in tutti i settori delle scienze e del mare, si inquadra attualmente nel panorama editoriale scientifico nazionale, pubblicando lavori relativi all'area geografica del Salento, ma non solo, e coprendo ambiti biologici ed ecologici sia di ambiente terrestre che acquatico, marino ed acqua dolce. Il numero di identificazione standard della versione cartacea e quello della versione elettronica li vedete in questa slide. È una rivista peer review, ha una periodicità annuale, un comitato editoriale internazionale e un codice etico che regola i comportamenti tra le varie parti coinvolte nella pubblicazione. Editorship è il professor Gennaro Belmonte. Talassia Salentina è presente in molti cataloghi italiani e stranieri, è indicizzata in numerose banche dati internazionali, multidisciplinari e di settore. Tutte le annate dal 1976 ad oggi sono liberamente accessibili nel sistema ETE, che consente una rapida e ampia divulgazione e consultazione a livello internazionale degli articoli pubblicati e dei risultati delle ricerche, una maggiore visibilità degli autori e dei loro prodotti. L'esempio di note di matematica e Talassia Salentina viene subito dopo seguito dai quaderni del Dipartimento di Matematica, la prima collana di monografia e peer review pubblicata anche in formato elettronico, viene successivamente seguito da altre monografie, da Proceedings e da altre riviste dell'area scientifica e umanistica che affiancano la versione cartacea a quella elettronica ad accesso aperto. Negli anni successivi vengono realizzate nuove pubblicazioni didattiche e scientifiche, esclusivamente in formato elettronico, come la rivista Transitional Water Bulletin del DISTEBA e diversi book sulla biodiversità marina e vegetale. E qui vediamo alcune immagini delle pubblicazioni sulla biodiversità marina. Tutte le pubblicazioni sono sottoposte a controllo di qualità da parte di comitati scientifici e reference, hanno un codice ISSN o un ISBN elettronico e un codice DOI per ogni articolo. E le riviste sono tutte indicizzate in archivi e banche dati nazionali e internazionali. Alcune di esse sono indicizzate anche in WOST e Scopus ed hanno un elevato impact factor, altre sono incluse nell'elenco delle riviste scientifiche di classe A predisposto dall'ANVUR. Con lo sviluppo delle tecnologie digitali cambia il modo in cui i ricercatori e studiosi accedono alle risorse informative e condividono i risultati delle ricerche e cambia anche il ruolo e l'organizzazione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di Ateneo. Assumono un ruolo fondamentale nella diffusione dell'informazione scientifica. Innovazione tecnologica, sviluppo e condivisione di competenze e risorse elettroniche, divulgazione rapida della conoscenza, accesso aperto, libero, senza barriere ai risultati della ricerca scientifica, sono i principi fondamentali che caratterizzano il sistema bibliotecario dell'Università del Salento, coordinato dalla dottoressa Virginia Valzano, che insieme alle biblioteche interessate fin dagli anni 90 aderisce al movimento Open Access. Nel 2003 alla dichiarazione di Berlino sull'Open Access e il 4 novembre del 2004 sottoscrive la dichiarazione di Messina a sostegno della dichiarazione di Berlino.
e successivamente partecipa a gruppi di lavoro CRUI sull'editoria elettronica e sull'open access per l'elaborazione di linee guida a livello nazionale. Questo è il documento della dichiarazione di Messina, dove vi è la firma appunto della dottoressa Virginia Lagano. Tutti questi principi fondamentali per lo sviluppo della ricerca scientifica dell'open access sono condivisi e fortemente sostenuti dall'Università del Salento, in particolare dal delegato del rettore alle biblioteche di Ateneo, professor Carlo Tempi, dal prorettore, professore Mauro Bigliotti, e dai rettori che si sono succeduti nel corso degli anni, a partire dal professore Donato Valli, nonostante la sua personale insofferenza verso il digitale e il suo tradizionale attaccamento all'odore e alla sensazione tattile della carta. Nel 2006 anche egli pubblica una sua monografia in formato elettronico e ad accesso aperto, favorendo e incoraggiando lo sviluppo dell'open access anche nelle discipline umanistiche. Questa slide vediamo il libro scritto dal professor Donato Valli, il cui titolo è Una disputa settecentesca tra scienza, gioco e dialetto. Nel corso degli anni, quindi, l'editoria scientifica elettronica dell'Università del Salento di accesso aperto si sviluppa ulteriormente. Il sistema ESE si arricchisce di nuove pubblicazioni elettroniche e viene adeguato alle nuove tecnologie e ai nuovi standard internazionali. Nel gennaio 2009, in collaborazione con il CASPR di Roma, viene sviluppata dal coordinamento SIBA la nuova piattaforma di ESE basata sul software open source OIDS. Nell'ottobre 2009, nell'ambito della prima settimana mondiale sull'open access, viene organizzato nell'Università del Salento dalla dottoressa Balzano, in collaborazione con il CASPR, un convegno nazionale dal titolo Accesso aperto alla conoscenza e valutazione della ricerca, per una maggiore sensibilizzazione del mondo accademico, delle biblioteche e delle istituzioni coinvolte nel processo di produzione e divulgazione della conoscenza. Partecipano al convegno docenti di varie università, delegati di biblioteche, editorship di riviste open access, rappresentanti del gruppo open access della CRUI e molti bibliotecari di varie istituzioni. Nel giugno 2010 viene organizzato nella stessa Università del Salento, in collaborazione con il CASPR e il CIBER, il seminario primaverile CIBER sulle biblioteche senza barriere, sull'evoluzione delle tecnologie e della conoscenza e sulle pubblicazioni open access ed ecosostenibili. Viene presentato dal direttore del CASPR, dottor Francesco Proietti, e dalla coordinatrice del gruppo di lavoro Innovazione tecnologica e accessibilità del CIBER, dottoressa Balzano, il progetto editoriale CASPR CIBER Publishing, pubblicazioni ecosostenibili, avviato in collaborazione con la Biblioteca del Disteba, l'Orto Botanico e il Museo di Biologia Marina dell'Università del Salento. Esto prevede lo sviluppo della produzione editoriale delle università e istituzioni interessate, la razionalizzazione delle spese di pubblicazione, l'accesso aperto, rapido e agevolato alle pubblicazioni e la loro diffusione nel circuito della comunicazione scientifica a livello nazionale ed internazionale. Il progetto editoriale, realizzato e tuttora coordinato dalla dottoressa Baldano in collaborazione con altre istituzioni, tra cui il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna, oltre le biblioteche di matematica e di biologia e l'ortobotanico dell'Università del Salento, prevede inoltre per ogni pubblicazione ad accesso aperto un intervento di ripristino e rivalutazione ambientale. Coniuga i principi della dichiarazione di Berlino sull'open access con gli obiettivi della Convenzione internazionale della diversità biologica, favorendo la divulgazione scientifica, rapida e senza barriere, la conoscenza della biodiversità in tutti i suoi aspetti,
la tutela del territorio e l'uso sostenibile delle risorse naturali. Le pubblicazioni monografiche sono accessibili sia sul sito dell'editore Carrefour Cyber Publishing, sia nel sistema ESE di Salento University Publishing. La rivista Cirest It è accessibile sul sito dell'editore. Qui vedete questa slide, le copertine del ebook sulla biodiversità. L'open access assume nell'ultimo decennio sempre maggiore importanza a livello nazionale e internazionale nel mondo scientifico, accademico e in ambito bibliotecario. Esso si sviluppa anche come risposta all'aumento dei prezzi degli abbonamenti alle riviste scientifiche e alla diminuzione delle risorse disponibili in rete. L'open access garantisce alle università e alle biblioteche la possibilità di accedere liberamente alle ricerche dei propri ricercatori finanziate dalle stesse università senza pagarle una seconda volta sotto forma di abbonamento alle riviste scientifiche. Favorisce la condivisione del sapere, garantisce l'interesse e i diritti degli autori e degli studiosi, una maggiore visibilità e diffusione del loro lavoro, un maggiore impatto e una maggiore circolazione di idee e accresce i vantaggi citazionali. L'Università del Salento, come molte altre università italiane, ribadisce il proprio sostegno al movimento Open Access nello statuto approvato il 22 dicembre 2011. Negli ultimi anni la crisi economica e la forte riduzione dei fondi a disposizione dell'università e della ricerca scientifica, l'aumento dell'impact factor di molte riviste ad accesso aperto e i nuovi criteri di valutazione della ricerca accrescono l'interesse per le pubblicazioni open access in archivi istituzionali. Salento University Publishing e il sistema ESE, progettati nel 1998 e coordinati fino al 2010 dalla direttrice del coordinamento SIBA, dottoressa Virginia Valzano, rappresentano tutt'oggi un punto di riferimento per i ricercatori, per la pubblicazione e diffusione di materiale scientifico e didattico open access. Allo sviluppo del sistema ESE, tuttora gestito dal SIBA, oltre al personale delle biblioteche di matematica e di biologia, agli autori e ai direttori delle pubblicazioni, hanno collaborato in particolare diversi tecnici informatici che hanno operato nel tempo presso il coordinamento SIBA. Del sistema ESE vi parlerà più dettagliatamente la dottoressa Rosita Ingrosso. E vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie alle colleghe di Unisalento. E adesso sì, diamo la parola a Rosita Ingrosso, considerando che nella carta dei servizi del sistema bibliotecario, del SIBA, del sistema informatico bibliotecario d'Ateneo, un paragrafo è dedicato esclusivamente proprio alla editoria elettronica ed open access. Ora, ed è una nota di merito che in una carta di servizi, innanzitutto che ci sia una carta di servizi e soprattutto che in una carta di servizi di un sistema informatico bibliotecario di Ateneo ci sia esplicitamente ed espressamente un riferimento all'open access. Mi piace anche nell'abstract della collega Ingrosso aver letto della descrizione di eventuali criticità, quindi che siamo curiosi di ascoltare proprio per farne tesoro e per poter poi confrontarci. Grazie. Salve a tutti, sono Rosita Ingrosso del coordinamento SIBA dell'Università del Salento.
che come vi è già stato anticipato è nata già tanto tempo fa. Appunto, io faccio parte del coordinamento SIBA, attualmente diretto dal dottor Dario De Pascali, e mi occupo nello specifico dell'editoria accademica Open Access. Cos'è Salento University Publishing? Dall'emanazione del regolamento, perché appunto possiamo dire di essere l'unica università dotata di un regolamento sui generis, chi avrà voglia di andare a leggerlo potrà notare appunto le novità che si nascondono in questo. E se Salento University Publishing è la struttura che pubblica in modalità open access le riviste, le collane e gli atti di convegno dell'Università del Salento. E la nostra storia appunto è nata nel 1999, nasce come ESE, editoria scientifica elettronica. Nel 99 vi è la progettazione, nel 2000 viene realizzato un software homemade per la pubblicazione del materiale didattico scientifico. Poi, come molte altre università, nel 2004 possiamo condividere questo passaggio dell'adesione alla dichiarazione di Berlino tramite la sottoscrizione della dichiarazione di Messina, un punto in comune con tanti altri atenei, e nel 2009 vi è una migrazione dal sistema homemade a OJS. Anche questo ormai è diventato uno standard di fatto nella pubblicazione delle riviste open access, un software open source che consente che è compatibile con il protocollo AIPMH. Chi è più addentro capirà insomma, i vantaggi di questo, perché offre appunto la possibilità anche dell'indicizzazione dell'accesso ai metadati e quindi all'harvesting. Nel 2011, in seguito alla riforma dell'università, anche il nostro Ateneo ha inserito nel comma 7 dell'articolo 1 la promozione all'accesso aperto, e nel 2012, sull'input della scuola di dottorato, e poi naturalmente è stata un'iniziativa sposata anche da tutti i direttori di rivista, il nostro Ateneo si è dotato di un software antiplagio, Authenticate, che viene in realtà utilizzato anche nel controllo delle tesi di laurea. Cosa fa questo strumento? Confronta un documento che viene sottoposto non viene confrontato soltanto con tutte le fonti liberamente accessibili in internet, ma anche con tutti gli articoli pubblicati a pagamento dei principali editori. Alcuni di questi li vedete indicati. Questo naturalmente a garanzia e tutela anche nella pubblicazione in open access, e quindi garantendo l'originalità. Tanto che nella dichiarazione etica delle nostre riviste spesso è appunto riportato come elemento di qualità. Nel 2014, in occasione del decennale della dichiarazione di Messina, la nostra università ha sottoscritto la Messina Open Access Roadmap, con la quale il nostro, insieme agli altri Atenei, hanno rinnovato l'impegno e si sono posti nuovi obiettivi nella promozione dell'open access. Nel 2016, questo appunto ormai risale a poco tempo fa, il 12 di settembre, è stato emanato il regolamento di Ateneo per i servizi di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche dell'Università del Salento, che regolamenta per l'appunto questo tipo di servizio. Questa è la timeline, molto brevemente. Da dove siamo partiti? La foto non è casuale, le pubblicazioni accademiche, siamo partiti appunto diverso tempo fa, possiamo dire, quindi all'epoca le pubblicazioni accademiche erano soprattutto in formato cartaceo. Quelle online erano solo un completamento della versione cartacea esistente, e spesso docenti e dipartimenti si rivolgevano a editori locali o semplicemente tipografi per la pubblicazione di monografie, riviste e collane. I contratti
non avevano alcuna menzione dei diritti che venivano mantenuti dall'università o che venivano ceduti ai terzi, e comunque non sempre sono stati facilmente reperibili, quindi è diventato un attimo difficile anche capire che cosa si era ceduto. Tutto questo naturalmente completato da una scarsa diffusione delle opere a causa anche di un'inadeguata rete di distribuzione editoriale di questi piccoli editori locali. Cos'è successo? Dopo una lunga gestazione, il 2 maggio 2011 nasce ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, non perché non ci fosse una valutazione precedente, ma con l'avvento di ANVUR i nostri ricercatori hanno dovuto iniziare a fare i conti con sigle quali WQR, ASN, Mediane, e andare a verificare o comunque a preoccuparsi di presenze o meno e quindi se correttamente attribuiti ISSN e ISBN, spesso anche con delle spiacevoli sorprese, purtroppo, perché appunto non tutti gli editori locali li avevano trattati e assegnati in modo corretto, creando non pochi disagi. Cosa abbiamo notato? Che nel 2010 avevamo in ese 11 riviste. Ho indicato appunto la nascita di ANVUR e abbiamo notato un lento, graduale, inesorabile aumento delle riviste pubblicate da ese Salento. E ce lo siamo anche un attimo spiegato. Perché è vero che in questi numeri ci sono delle nuove riviste che sono state avviate ex novo, ma molte sono in realtà riviste già esistenti che hanno scelto di cambiare editore e quindi di passare dall'editore locale a ese Salento University Publishing. Che cosa ha spinto i comitati editoriali? La necessità di rispettare i requisiti richiesti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche ed avere un adeguato supporto che prima non veniva fornito. La disponibilità di avere dei servizi che i precedenti editori non offrivano, quali una piattaforma per l'accesso online, l'indicizzazione, perché non sempre gli editori sono sensibili a questo aspetto, che è particolarmente oneroso in termini di lavoro, ma in termini economici a loro non torna granché, e tutta naturalmente una serie di conseguenze. La presa anche di coscienza, spesso in occasione delle valutazioni, di aver ceduto per molti anni i diritti a editori terzi in modo inconsapevole, per cui in fase di valutazione di WQR o altro si sono ritrovati a dover acquistare i propri prodotti per inviarli in valutazione. E non ultima, la riduzione dei fondi a disposizione dei dipartimenti, per cui andare a pubblicare in cartaceo diventava anche un po' difficoltoso. A che punto siamo arrivati? A che punto siamo adesso? Perché non si arriva mai, si è sempre in un continuo cammino. Le pubblicazioni accademiche di Unisalento sono adesso quasi tutte in formato esclusivamente digitale, quindi abbiamo un formato nativo digitale. Le copie cartacee le si fa solitamente con il print on demand, con un servizio di print on demand. Si è proceduto a una regolamentazione del servizio di pubblicazione in open access e in base a questo regolamento che appunto è stato emanato, Unisalento è sia proprietario o comproprietario della pubblicazione che editore della stessa. Inoltre è previsto anche nel regolamento, è stata recepita la richiesta degli studenti per l'avvio di una collana didattica di Ateneo in open access. Già diversi docenti hanno inviato i propri testi perché siano pubblicati e liberamente accessibili e scaricabili. Adesso diamo i numeri. Unisalento al momento ha 22 journal, 4 di prossima pubblicazione, usciranno 4 nuovi journal entro marzo.
Abbiamo 7 series e ne avvieremo altre 5, tra cui appunto la collana didattica, e 10 proceeding e 3 di prossima pubblicazione, altri 3 se ne aggiungono. Questi sono il numero di articoli o capitoli di libro che vengono pubblicati annualmente. Quelli dell'anno precedente non sono naturalmente conteggiati in quello successivo, quindi vedete che è proprio un trend in crescita, così come quello del numero di download, che considerando il nostro Ateneo, che viene appunto considerato un piccolo Ateneo, sono numeri di tutto rispetto, considerato che nel 2016 abbiamo oltre 840.000 download. Quindi sono, questo sta ad indicare, precedentemente questa mattina si diceva sì, sarete una delle tante riviste open access e non sappiamo se poi verrà o meno letta, allora i numeri ci danno un po' di conforto, le nostre almeno finora vengono lette. I servizi che vengono forniti, per l'appunto come vi veniva detto in precedenza, tutte le pubblicazioni sono registrate nei registri SSN e ISBN, viene assegnato un codice DOI, noi come Ateneo aderiamo al progetto nazionale di CRUI, appunto per l'assegnazione dei codici DOI a tutti gli oggetti open access. Poi tutte le pubblicazioni sono indicizzate nei principali Discovery Tool, banche dati settoriali, Google Scholar. Promuoviamo l'adozione delle licenze Creative Commons sui prodotti, in accordo naturalmente con i comitati editoriali, e ci occupiamo di uno sviluppo continuo, l'aggiornamento appunto del sistema per renderlo conforme agli standard nazionali e internazionali, e diamo consulenza ai docenti e ai ricercatori sia sull'utilizzo dei sistemi che vengono messi a disposizione, perché OGIS consente di fare tutto l'iter editoriale completamente online, e sia per quanto riguarda l'aspetto dei regolamenti e le direttive che vengono emanate, sia per la valutazione nazionale che internazionale, quindi in modo tale da rispettare i criteri perché appunto poi in fase di valutazione si possano ottenere i migliori risultati, non solo di valutazione nazionale ma anche di valutazione per l'indicizzazione nei database bibliometrici e comunque settoriali. Il servizio di ESE Salento University Publishing è gratuito, nel senso non sono richieste APC agli autori per pubblicare, non sono richiesti contributi ai dipartimenti per avviare una nuova pubblicazione, una rivista o una collana. Le tecnologie e il personale a disposizione è tutto a carico dell'Ateneo, dell'amministrazione centrale. In particolare appunto è in capo al SIBA sostanzialmente. Le pubblicazioni di ESE sono indicizzate appunto nelle principali banche dati settoriali, e questo lavoro ha portato poi naturalmente alla base c'è la qualità di quello che viene pubblicato, ad avere 4 riviste presenti in Scopus, naturalmente dovendo essere valutati, questo è indice insomma di un buon lavoro fatto, visto che sono database citazionali presi ad indice per da Angur, e 2 riviste molto giovani tra le altre, sottolineo proprio giovani, sono state inserite nell'emerging source di Web of Science. Inoltre, nella classificazione dello scorso 7 settembre, 11 riviste sono state classificate come scientifiche e 3 sono state inserite tra le riviste di fascia A. Questo è quello che abbiamo fatto finora e speriamo di riuscire a continuare a lavorare in questo modo. Vi ringrazio. Grazie a Rosita Ingrosso. Mi ha colpito il fatto che è tutto gratis,
o meglio, cioè che non c'è, che è tutto a carico del sistema informatico bibliotecario di Ateneo, che non ci sono ACP per gli autori. Questo è legato anche alla buona volontà. Volevo chiedere proprio un po' di delucidazioni. Ovviamente questo è anche legato alla buona volontà dei comitati editoriali e di redazione delle riviste, che si fanno carico anche di prendersi cura di tutta la parte proprio di redazione, quindi delle impaginazioni e quant'altro, per cui sono tutti lavori che vengono fatti in modo volontario, gratuitamente, proprio per la voglia di pubblicare i propri risultati della ricerca in modo aperto, fruibile, mantenendo sempre degli alti livelli di pubblicazione, perché naturalmente poi si entra inevitabilmente, quando si entra nel circuito, si è confrontati con tutte le grandi riviste. Quindi il lavoro è collettivo, il risultato in realtà è di squadra. Certo, certo. Ognuno fa il suo, semplicemente questo. Benissimo, grazie. E, non potevamo, essendo questo un convegno promosso da LAIB, sezione Puglia, non prendere in considerazione il prodotto che l'AIB offre agli associati, ossia la rivista AIB Studi, il cui caporedattore è Roberto Raieli, collega dell'Università della Sapienza di Roma. Il direttore della rivista è il professor Paul Gabriele Weston, per dare il là a Roberto mi rifaccio alla raccomandazione della Commissione europea di cui parlava Stefano Parise stamattina, raccomandazione del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione. È chiaro che il Comitato Esecutivo Nazionale dell'AIB ha assolutamente recepito la raccomandazione del 12 luglio e tra l'altro insomma, dando vita anche all'osservatorio Open Access di cui appunto Rosa Mariello e la coordinatrice Stefano, uno dei membri all'interno. Ma quello che mi preme sottolineare è che appunto dal 2016 AIB Studi è interamente open access. E non solo, certo viene riconosciuta dall'ANVUR come nell'elenco delle riviste di fascia A, e anche AIB Studi utilizza il software open source OJS. A Roberto chiediamo un po' come è evoluto il cammino della rivista dal cartaceo e quali sono state, se ce ne sono state, di difficoltà nel passaggio. Ci sono state. Grazie. Allora, innanzitutto un ringraziamento al comitato organizzatore per aver voluto dare ad AIB Studi uno spazio in un seminario dedicato alla scienza aperta, a cui AIB Studi tenta di dare in tutti i modi il proprio contributo. E un ringraziamento a tutti voi che state per ascoltarmi. Dunque, AIB Studi, rivista di biblioteconomia e scienza dell'informazione, teoria e pratica dell'accesso aperto. Questo non mi permette di dire cose molto diverse da tutte quelle che sono state dette finora sostanzialmente, però se non altro ho la possibilità di riferirmi alle relazioni precedenti ogni volta che ho un buco, che devo saltare qualcosa, che dovrei fare un approfondimento. Dunque, 4 righe di storia della rivista sono necessarie, velocemente per capire sostanzialmente da dove viene AIB Studi, qual è la sua storia, ma anche perché vorrei sottolineare che fin dai primi anni 90 c'è stata una sorta di vocazione
della rivista sostanzialmente ad aprirsi non nel senso tecnologico dell'OA, come lo intendiamo adesso, però una filosofia di base che secondo me tocca alcuni punti essenziali dello spirito dell'accesso aperto e della vera diffusione di conoscenza che vedremo dopo. Allora, la rivista nasce nel 1955. Aristide Calderini, papirologo, studioso di antichità greche e romane, docente universitario, anche presidente dell'AIB, decide sostanzialmente di fondare un notiziario insieme ad altri notiziari che circolavano nell'associazione, però uno strumento diciamo più riconoscibile che potesse diffondere notizie fondamentali per la professione, per l'associazione, e così nasce sostanzialmente il Trisavolo, credo, di Agli Studi. Nel 1961 la rivista cambia titolo e ricomincia la numerazione dal volume 1, numerazione che poi non è più stata interrotta. Infatti adesso nel 2017 pubblicheremo il volume 57, nonostante cambiamenti di titolo, parziali rifondazioni di alcune cose, una totale rivoluzione della rivista di cui l'accesso aperto è solo l'ultima, anzi l'ultima al momento, ma ce ne saranno altre nel corso di quest'anno e del periodo successivo che sono già nella mente della direzione della rivista. Allora, bollettino di informazione dell'Associazione Italiana Biblioteche, fino al 1991, quindi questo è il titolo più longevo, insomma, sono 30 anni, durante i quali il bollettino sostanzialmente è cresciuto, è diventato una rivista che ospita contributi, fin dai primi numeri, insomma, ospita dei contributi scientifici un po' più ampi, anche se hanno come scopo sostanzialmente quello di divulgare i principi della professione e così via. Alcune ricerche hanno il carattere invece in alcuni casi anche della speculazione. Ora, man mano che la rivista si sviluppa, cresce, questo aspetto di rivista scientifica aumenta. Io vi faccio vedere molto velocemente, i due titoli sono stati digitalizzati in un progetto completamente open access dell'ABI, che è ancora in corso di... Vediamo questo, ok? È un progetto ancora in corso di sviluppo, perché non sono stati recuperati per intero. Ora nella pagina del Journals si trovano le diverse riviste dell'AIB, sono state riunificate da un paio d'anni da quest'unica pagina. C'era appunto AIB Studi, il bollettino AIB, che è il padre sostanzialmente di AIB Studi. Diamo a Notizia AIB, che è stato recuperato per intero dal 55 al 60. Bollettino di informazione è stato recuperato fino al 66, esclusivamente per motivi di tempo dei volontari che ci lavorano in modo continuo. Dunque, ecco, questo è l'aspetto della rivista. È stato usato poi il software OJS sostanzialmente per recuperare tutto il pregresso di queste riviste, anche se nel caso di questi due titoli più antichi è stato necessario ricorrere, diciamo, per mettere il file PDF unico dell'intero fascicolo. Sono, infatti, il sommario di fatto non esiste, ovviamente non esistono i filtri di ricerca, la possibilità di andare per parole chiave, faccio vedere il PDF, però queste sono state necessità, diciamo, tecnico-pratiche, insomma, il fatto di dover fare in qualche modo in fretta, ma anche il fatto che era difficile smembrare una rivista nata per essere, per l'appunto, se riusciamo a vederla per intero, ecco, nata per essere una rivista esclusivamente a stampa, che ha una sua continuità, perché nel passaggio, ne parleremo dopo, nel passaggio da bollettino AIB cartaceo a bollettino AIB versione elettronica, che è stato recuperato dopo, sono venute fuori tutte queste criticità, perché nella stampa la strutturazione di una rivista si può avvalere di un frazionamento a volte, di una divisione delle diverse rubriche, che è materiale, è proprio quello, basta mettere un foglio e mezzo, un titolo, qualcosa del genere, invece la struttura della rivista elettronica non consente di fare questo. Quindi si possono fruire interamente, leggere così di seguito come questo formato PDF. Non sto troppo dentro i siti, altrimenti utilizzo tutto il tempo a disposizione. Allora, andando avanti, dal 1992 al 2011 abbiamo il bollettino AIB. Una cosa che volevo fare notare in questa presentazione dello sviluppo della rivista è che il cambiamento di titolo punta sempre più a delineare una rivista che
mantenendo dei necessari legami con l'associazione professionale che l'ha fatta crescere, che la mantiene, che crede in essa, che la sviluppa, insomma, si apre molto verso appunto la ricerca scientifica e poco a poco, anzi c'è un editoriale che farò vedere dopo, che quasi vuole, come dire, evitare il rischio che poi la rivista diventi troppo scientifica, escludendo l'associazione professionale che sta appunto dietro ad essa. Quindi nei cambiamenti di titolo si vede da notizie AIB a bollettino di informazione, eccetera. Bollettino AIB appunto riprende la numerazione, inizia con il volume 32, riprende la numerazione del bollettino di informazione, mantiene il bollettino nel titolo, la sigla dell'associazione che c'è anche in AIB Studi, e poi però nel complemento del titolo diventa Rivista Italiana di Biblioteconomia e Scienza dell'Informazione, quindi si configura chiaramente fin dal sottotitolo come una rivista che è di Scienza dell'Informazione, non è il notiziario dell'organo professionale o comunque uno strumento che tratta le questioni professionali. Dunque la rivista nasce accompagnata da una versione elettronica, adesso non ve la faccio vedere perché vi faccio vedere AIB Studi, la struttura è la stessa. La versione elettronica iniziale, fin dal 92, poi è passata a regime grosso modo nel 96, prevedeva la presenza sul sito di AIB Web dell'editoriale, della letteratura, non della letteratura, delle recensioni e segnalazioni in formato HTML, mentre la letteratura professionale veniva poi riversata su CD. Però appunto l'HTML è stato libero fin da subito, anche se questa cosa era limitata all'editoriale e alle recensioni e segnalazioni. Nel tempo ogni tanto è stato messo a disposizione anche un articolo di interesse di particolare importanza, per cui si riteneva di voler fare un regalo a tutti quanti, non solo agli associati. Però parliamo di una rivista cartacea che si vuole accompagnare con una versione elettronica, insomma, che appunto la presenta in qualche modo, riporta delle informazioni parziali, la tiene sul web, nel quale invece non si sarebbe trovata per la sua normale natura, insomma, di rivista. E fino al 2011 quindi la situazione è questa, si va un po' verso l'elettronico, verso l'accesso aperto, sembra quasi che arrivi diciamo, un po' in ritardo la rivista, però ci sono dei motivi concreti che approfondiremo. Io qui mi muovo in un terreno molto spinoso, perché da semplice caporedattore posso parlare solo a titolo professionale, a titolo personale di questioni che invece poi sono di tipo politico, che riguardano la direzione scientifica, che riguardano il CEN. Dovrei pure stare attento a non dire cose che possono essere sbugiardate al momento, insomma. Comunque la volontà di dare a questa rivista le cose che la rivista stessa propone, perché gli articoli sull'accesso aperto ci sono fin da subito, teoria se ne fa tanta, insomma, quindi la rivista non ha mai voluto essere contraddittoria su questa linea. I direttori della rivista sono tre sostanzialmente in questo ventennio, dal 92 al 2000, Petrucciani, Pasolimine 2001-2010, Giovanni Di Domenico nel 2011 diventa direttore del bollettino AIB, che poi appunto si trasforma in AIB Studi. Ancora una volta un cambiamento di titolo, AIB Studi, e già la parola studi insomma ricorda, cioè richiama molto più da vicino la questione, richiama molto più da vicino sostanzialmente la tendenza allo studio, e sparisce il termine italiana dal sottotitolo per riviste di biblioteconomia e scienza dell'informazione, indicando un'altra vocazione della rivista che si tenta anche in quest'anno, l'anno precedente si sta tentando di svilupparla ancora di più, la vocazione all'internazionalità. Infatti la rubrica Osservatorio, che viene fondata nel 2012 con AIB Studi, è la rubrica che accoglie esclusivamente scritti di autori non italiani che rappresentano altre realtà, che vengono pubblicate in lingua originale in versione non ufficiale, la versione ufficiale e quelle in lingua italiana. E adesso la volontà dell'attuale redazione è quella di potenziare ancora di più l'osservatorio e di dare una connotazione ancora più internazionale al periodico digitale, in coerenza con la stessa identità nuova della rivista, l'identità digitale ad accesso aperto. Il direttore Giovanni Di Domenico fino al 2015, e nel 2016 diventa direttore Paul Gabriele Weston e Anna Galluzzi vice direttore. Allora, il periodico, anche questo lo faccio vedere velocemente, nel sito poi si può ovviamente
sfogliare, vedere bene come funziona, come funzionano i filtri di ricerca. E questo è proprio l'aspetto, diciamo, finito della rivista, una rivista elettronica, diciamo, in piena regola secondo come dire, gli standard raggiunti dalla rivista elettronica, che è già stato fatto notare, sono quelli comunque di pubblicare dei PDF morti, tutt'al più si può cliccare nei link delle citazioni bibliografiche ed avere una sorta di interazione, qualcosa. Però comunque viene pubblicato in diversi formati, EPUB, MOBI, un fascicolo completo in HTML, in PDF. Questo è l'ultimo numero, che è quello, il numero 3 dell'anno scorso. E dunque, andando avanti, il passaggio dalla carta al digitale sostanzialmente è questo che è stato accennato. È banale constatarlo, però una rivista cartacea segue appunto una logica di strutturazione che è molto diversa rispetto a quella della rivista digitale. Quindi la vera differenza tra le due, anche se adesso il bollettino AIB si vede in digitale con un aspetto e una struttura molto simile a quella di AIB Studi, comunque è nata con quell'altra logica e si vede come pienamente stava all'interno della logica della rivista cartacea. Nel piano editoriale di Giovanni Di Domenico, un documento del 2011 che non è stato pubblicato, un documento interno per presentare alla nuova redazione il progetto della rivista, si comincia però a vedere che cosa c'è effettivamente nel cuore, possiamo dire, della rivista, nonostante l'aspetto che soprattutto nel 2012 si è dovuto affrontare anche per AIB Studi, il problema del passaggio dall'impostazione cartacea a quella digitale. Quindi i primi risultati sono stati un po' limitati da questo. Devo dire che il fatto di dover preparare il PDF per la stampa è stato quasi prioritario all'inizio rispetto ai singoli PDF per le versioni elettroniche. È stato necessario fare alcune forzature, fino a che poi qualche tempo dopo la logica della rivista elettronica ha preso invece supremazia su quella della rivista cartacea. Di questi punti che ho elencato qui, i primi riguardano in generale le riviste elettroniche, il miglioramento della comunicazione, la diffusione, la maggiore facilità di consultazione, la ricchezza che la rivista elettronica in sé possiede. Invece questo, il terzo punto sostanzialmente, parla di offrire ad altri lettori più estese possibilità di ricerca full test, download dei contenuti e poi tra parentesi appunto non solo l'editoriale, perché nella politica di AIB Studi fin dall'inizio c'era il fatto di mettere a disposizione ad accesso aperto l'editoriale un articolo a fascicolo scelto dal direttore, gli abstract ovviamente e anche le recensioni. C'è già qui l'auspicio che possano essere messe a disposizione le annate pregresse, perché quando è nata AIB Studi diciamo, l'idea era quella di avere un embargo di 24 mesi, che poi di fatto non è mai stato realizzato, è stato realizzato l'embargo a 18 mesi, che poi è stato portato a 12, insomma, prima di sconfiggere definitivamente qualunque periodo di restrizione. Però appunto dietro queste parole la volontà del nuovo direttore della rivista era questo: parlando di altri lettori ci si riferiva non solo ai non associati AIB, ma anche ai non bibliotecari, quindi al fatto che chiunque doveva poter accedere a quello che veniva scritto su AIB Studi, appunto ai contributi alla scienza dell'informazione che la rivista voleva portare. E con questo auspicio di poter ampliare sempre di più, però qui ci sono dei punti, questo è un documento interno, ma appunto avevo chiesto all'estensore se effettivamente questa parte poteva essere, diciamo, diffusa, pubblicata. Occorrerà negoziare con il partner commerciale, cioè l'Associazione Italiana Biblioteche, le modalità di distribuzione ad accesso aperto, sicuramente parziale, quindi ci si sarebbe accontentati anche di mettere a disposizione la rivista semplicemente con un embargo. Insomma, però non irrilevanti, lo scopo all'inizio poteva essere quello di mettere a disposizione anche più articoli a fascicolo e così via, quindi inizia, diciamo, abbastanza presto diciamo, la volontà di aprire veramente la rivista, qui in fase di progettazione. E poi c'è un richiamo ai giovani che torna in vari editoriali anche precedenti a questo. Questo invece è proprio l'editoriale ufficiale pubblicata nel primo numero di AIB Studi, dove oltre a ribadire il pezzo che ho messo qui, che ho tagliato e incollato qui,
e quello nel quale invece si fa leva sulla volontà della rivista di diventare una rivista scientifica, una rivista di ricerca, una rivista che non sia l'aus organ, viene detto, quindi che continua a mantenere, addirittura viene indicata così la questione, continua a mantenere dei rapporti con l'associazione che la sostiene, che la finanzia, che l'alimenta, di cui è figlia, eccetera, eccetera, però non può essere l'aus organ, deve essere aperta quindi alla ricerca, ma in particolare ai rapporti con una serie di altri studiosi, di altri autori. Questo articolo di Bolelli, Gallevi e Costa, lo cito, è interessante da leggere proprio per approfondire questa questione che ho accennato prima in modo provvisorio, insomma, dell'effettiva difficoltà che si trova nel voler trasformare una rivista cartacea in una rivista elettronica. Sono difficoltà, come dire, di ordine più pratico che concettuale a volte, però ci si rende conto che bisogna cambiare l'idea stessa di modalità di leggere una rivista. Qui viene raccontata sostanzialmente la fatica di ristrutturare il bollettino AIB per farlo diventare diciamo, la rivista elettronica che in tutto e per tutto assomiglia ad AIB Studi. Quindi leggendo la trasformazione del bollettino AIB in rivista digitale d'accesso aperto, sostanzialmente si può avere un report anche della fatica necessaria per creare AIB Studi a partire dall'edizione che l'aveva preceduta. Niente che non si potesse fare, ovviamente, insomma, però ha consentito di mettere in chiaro molte cose nello sviluppare la rivista anche in modo più maturo. Il software, appunto, è inutile illustrarlo, Open Journal System del Public Knowledge Project, è uno strumento che organizza sia i periodici sia la redazione, diciamo che uno strumento completo che è molto, diciamo, rigoroso, perché dà ovviamente l'architettura della rivista, però diciamo con alcuni compromessi che magari nella logica del software non sono previsti, però si riescono a fare alcune forzature che rendono più flessibile alla fine l'architettura stessa dei fascicoli. E stessa cosa per quello che riguarda la redazione, qui i compromessi sono ancora di più perché bisogna far lavorare la redazione, diciamo, pensando soprattutto a favorire il lavoro dei volontari e ad evitare perdite di tempo. A volte il software sembra anomalo, però a volte l'utilizzo del software può diventare una perdita di tempo, soprattutto perché le tecnologie non sono ancora così sviluppate come viene detto normalmente. È difficile, per esempio, con un telefonino inoltrare un articolo oppure poterlo caricare su OJS e via dicendo. Quindi molte scorciatoie si possono prendere. Sulla filosofia di OJS c'è questo articolo citato qui, pubblicato in JLIS, e spiega sostanzialmente qual è la logica che sta dietro, appunto, poi la realizzazione software. Ecco, questo, così come è scritto, insomma, ogni periodico è diviso in fascicoli, ogni fascicolo in sezione, ed è una banalità sconcertante, andrebbe approfondita per capire che cosa vuole dire nella sostanza. Comunque la conclusione è all'incirca questo, che nel preparare per appunto i diversi reading tools, questa strutturazione della rivista consente sostanzialmente di avere degli strumenti di approccio alla rivista stessa che derivano da questa strutturazione, che è qualcosa a cui tutto sommato ci siamo abituati, perché il passaggio dal cartaceo al digitale è stato graduale ed è tuttora, cioè tuttora è tutt'altro che concluso, insomma. Però di fatto la rivista si sfoglia in un altro modo, c'è tutta un'altra logica, diciamo, di impostazione, tanto per cominciare, per i campi e i filtri di ricerca. I sommari delle ricerche sono qualcosa di completamente diverso rispetto al sommario cartaceo, all'indice degli autori o all'indice ragionato dei termini e di tutto quello che sta dentro gli articoli, perché un sommario delle ricerche può essere fatto anche in base ad un termine presente nell'abstract, eccetera. Le modalità di esplorazione sono varie. Allora, continuando con il discorso, questi li metto tutti insieme, sostanzialmente così riesco ad abbreviare e a passare ai punti conclusivi. Poi l'indicizzazione. Tranquillo. Sì, no, sono per me più che altro. dunque, l'indicizzazione, Scopus in Web of Science, che ne possiamo dire, è qualcosa di necessario anche per una rivista che spesso ospita articoli polemici contro l'attività, appunto, di Scopus, di Web of Science, contro certe logiche di
di indicizzazione e poi di valutazione dei testi indicizzati. Diciamo che si è fatto un determinato lavoro per essere accettati da Scopus, che poi ha consentito sostanzialmente la maturazione della rivista, perché appunto l'obiettivo non era tanto entrare in Scopus quanto avere la forma e l'aspetto di una rivista, diciamo tra virgolette, degna di stare insieme alle riviste che si trovano dentro Scopus. Stessa cosa per Web of Science. La rivista è ricercabile nei database dalla data in cui è stata accettata, quindi l'1 dal 2014, i WOS dal 2015. Non si è capito bene quando procederanno al recupero del pregresso, che dal 2012 si tratta di poco. Io devo dire che non sono nemmeno sicuro che questo recupero verrà fatto, però non credo sia così. Magari tra qualche tempo, quando sarà finito, diciamo, grosso modo il periodo di osservazione, perché la rivista è stata accettata, ma l'osservazione continua, continuerà ancora per un periodo. La presenza in ESCI è, diciamo, un'opportunità sicuramente importante che Web of Science offre alle riviste, anche se con Emerging Source non si è capito bene che cosa si vuole intendere, se riviste nuove, riviste di settori diciamo così ristretti che hanno poca considerazione, riviste di paesi emergenti, di realtà emergenti, di gruppi emergenti. Fatto sta che Hybe Studies, diciamo, rientrava bene nelle caratteristiche richieste e quindi è entrata lì. Si trova in fascia di Anvur, l'accettazione di bollettino Hybe già non è stata una cosa scontata, né è stato scontato il fatto che Hybe Studies, solo perché successore di bollettino Hybe, dovesse stare dentro Anvur. Si potrebbe parlare molto di alcune regole di Anvur che la rivista ha dovuto in qualche modo seguire, ecco perché non si era, diciamo, allineati con Anvur, non per difetto della rivista, ma perché la rivista vedeva le cose in un modo diverso. Però questo, ricominciando a muoversi in quel terreno spinoso che volevo evitare. Quindi passiamo avanti. I criteri dell'indicizzazione e della valutazione sono, se ne è parlato parecchio questa mattina, io qui ho riepilogato quelli che a me sembravano, diciamo, i principali per quello che è stato il percorso di sviluppo di Hybe Studies. Formato digitale ovviamente si dà per scontato, la peer review anche questa si dà per scontato, il comitato scientifico internazionale è sicuramente qualcosa di importante per la rivista, insomma consente tutta una serie di scambi, di opinioni, di pratiche, comunque di articoli, sicuramente il rispetto del codice etico, i metadati in inglese, la presenza di articoli pubblicati da autori stranieri, insomma, quindi comunque lingue diverse da quella che è la lingua ufficiale della rivista, e poi alcune cose proprio pratiche come la puntualità di pubblicazione, il numero e la quantità e in alcuni casi anche la ridondanza delle informazioni che devono essere presenti nel sito della rivista. Ultimo passaggio, quindi l'accesso aperto. Certo, in un convegno sull'accesso aperto dire che è stata l'ultima cosa, allora diciamo questo diventa quasi un darsi la zappa sui piedi, però ho premesso all'inizio che la volontà, ora nelle prossime 2-3 slide tenterò di dimostrarlo, l'apertura della rivista c'è da più di 20 anni e bisognava poterlo realizzare concretamente, praticamente. La precedente redazione ha fortemente voluto questo accesso aperto, ha tentato di prepararlo in tutti i modi, nell'ultimo numero del 2015, quindi l'ultimo della precedente redazione, si è fatta pure una forzatura rispetto, diciamo, alla regola della rivista e sono stati pubblicati ben 2 articoli in open access, uno perché era stato promesso agli autori e l'altro perché parlava di open access, quindi non si poteva fare altrimenti. L'attuale redazione immediatamente ha potuto realizzare, insomma, diciamo che è bastato dare l'ultima spallata a un muro, però così sembra che uno poi voglia entrare in contrasto col CEN, ma non è così. Però è stato necessario comunque darla questa spallata, che poi consiste non in litigi, in imposizioni di volontà, questo o quello, ma semplicemente nella risoluzione di quel problema pratico che era stato presentato anche precedentemente, sostanzialmente del costo effettivamente che l'associazione doveva sostenere.
un'associazione che non è ricchissima, che si mantiene con le quote associative, e molte quote associative derivavano semplicemente dal fatto che gli enti si associavano per abbonarsi alla rivista cartacea. Quindi a questo punto togliere, come dire, la necessità della rivista cartacea poteva portare al perdere gli enti, a perdere una serie importante di quote associative. Questa è la questione, diciamo, così come la si può dire più sbrigativamente, però c'è stata la volontà di risolverla. Devo dire che molti di coloro che si abbonavano alla rivista cartacea hanno detto: non ci sono problemi, continuiamo ad abbonarci lo stesso, sia perché vogliamo continuare ad avere tutte le annate, sia perché alcuni lettori comunque la preferiscono, sia perché ci sembra giusto e via dicendo. Quindi alla fine si è riusciti a fare questo. L'editoriale Weston Galluzzi, qui ho riportato un pezzo un po' troppo lungo, però la sostanza qui è dunque di questo. Quello che volevo far notare è appunto sempre questo discorso, diciamo, dell'apertura della rivista, che qui viene detto in un modo ancora più chiaro. Qui si cita Mab, si cita anche l'universo Wikipedia e via dicendo. Quindi un'apertura massima, che tra l'altro nel 2017, nel primo numero, ci sarà un'ulteriore nuova rubrica che si chiama Intersezioni, ed è la rubrica destinata appunto a tutti coloro che pubblicano sulla rivista di biblioteconomia senza essere bibliotecari e senza trattare temi bibliotecari, perché un archivista che tratta temi biblioteconomici è stato ospitato varie volte e via dicendo, ma la rubrica Intersezione ha proprio lo scopo di rendere effettivamente tangibile questa apertura, insomma, di realizzarla in pratica. Quindi tutto quello che ho tentato di dire adesso, insomma, è compendiato in questo editoriale come programma di quello che si farà adesso, che si è cominciato a fare nel 2016, appunto aumentare ancora di più l'impatto della parte internazionale e poi aprirsi a tutto quello che sta intorno alla biblioteconomia e alla scienza dell'informazione. Questo lo dico molto velocemente: non siamo ancora esattamente pronti per l'iscrizione a DOAJ, perché bisogna definire meglio le politiche di archiviazione lungo periodo, insomma, quindi di conservazione permanente della rivista. Però è una cosa che si spera di riuscire a fare a breve termine, perché a parte appunto l'indicizzazione di Scopus e di Web of Science, proprio per la promozione e la diffusione della rivista, per garantire l'accesso, è essenziale quest'altro. E questo articolo che cito, di Ilaria Fava, pubblicato nell'ultimo numero del 2015 della rivista, fa un po' il panorama della situazione delle riviste open access in Italia e tratta alcuni di questi temi, dell'importanza anche delle riviste ad accesso aperto pubblicate dalle università. È un articolo che sostanzialmente fa vedere come la situazione italiana non sia, diciamo così, indietro rispetto agli altri, grazie soprattutto all'apporto delle università, che hanno visto con buona lungimiranza, in sostanza, l'importanza di creare una rivista di accesso aperto. Allora, un editoriale di Petrucciani del 1992 riporta questa parola, la parola aperto, che ho sottolineato qui. Ovviamente parlare nel 1992 di aperto non significa parlarne come se ne può parlare poi nel 2002 o nel 2012, in sostanza. Però appunto l'editoriale dice questo esattamente: un luogo aperto, non accademico. C'è addirittura la preoccupazione di allontanarsi troppo dai fini professionali dell'AIB, ma anche quella di cadere in quell'accademismo in senso un po' negativo, insomma, quindi una rivista che poi alla fine gira intorno ai principali fautori. Invece qui si parla, luogo aperto significa impegnato nella serietà, nella qualità del lavoro, senza limitazioni di campo. Questa limitazione di campo si deve leggere come una prima apertura a chiunque, ma non soltanto ai campi affini, anche, diciamo, ai ricercatori giovani, a coloro che hanno meno esperienza, a quelli che debuttano magari con la rivista. Poi c'è il legame con i temi attuali, insomma, con tutta una serie di cose, e poi si richiama ancora l'importanza del legame con l'associazione. Questo concetto viene ripreso nell'editoriale di Giovanni Solimine, nuovo direttore dal 2001, e quindi viene di fatto richiamato proprio quello che aveva scritto Petrucciani, e poi il bollettino viene chiamato la sede offerta a chi voglia, mettere a fuoco questioni e concetti ancora non del tutto definite e così via.
Allora, così si mette a fuoco una cosa che poi si è potuta riscontrare successivamente nella rivista, che l'apertura in senso pieno, questo lo dico con due parole alla fine, insomma, un'apertura interattiva, quindi perché accesso aperto nella filosofia che lo studio ha messo in piedi appunto da quando non si chiamava Web Studi e i suoi predecessori. Aperto significa aperto veramente, cioè non soltanto dare la possibilità di leggere questi articoli, ma dare poi la possibilità a chi li ha letti, chi ha prodotto poi un proprio pensiero e ha creato degli altri articoli, di inviarli e pubblicarli sulla stessa rivista. C'è l'ultimo successivamente a questa. Qui ho citato due articoli tra i tanti che sono stati pubblicati sull'accesso aperto, diciamo uno perché è uno dei primi e l'altro l'editoriale di Maiello perché è proprio un articolo programmatico riguardo l'accesso aperto. Quindi alla fine, dopo tutta questa teoria, ecco che finalmente nel 2016 si è passato alla pratica. Questa è la penultima delle slide, sostanzialmente, che ripete quello che ho detto prima. In sostanza, l'accesso aperto si deve basare, insomma, su una rivista che ha fatto dell'apertura una vera filosofia. Quindi, perché se l'apertura della possibilità di leggere la comunicazione scientifica deve veramente far maturare la conoscenza negli altri, deve dare poi la possibilità di pubblicarla ulteriormente, la conoscenza. Quindi, se anche adesso accesso aperto per Web Studi significa quello che significa per tutti, di cui si è discusso in questa giornata, fin da parecchio tempo prima, comunque la rivista ha voluto essere aperta in senso vero. Poi volevo citare questo articolo che sta su SB Forum, che ripercorre un po' tutta la storia, insomma, del senso dell'apertura della comunicazione scientifica, fin dalle prime riviste stampa. E qui, solo per citare due riviste ad accesso aperto che stanno molto care ad Web Studi, Web Studi sta caro a loro, e che condividono tutta una serie di problematiche e di iniziative. Grazie. Grazie Roberto. Una curiosità, poi ti lascio. So che. No, sì. È solo per liberare. Il feedback da parte degli associati c'è stato? È una curiosità, insomma. No, è un discorso che questo è, non avendo fatto una rilevazione specifica, nemmeno in modo estemporaneo, tipo sentendo gli umori degli associati. Sì. Quelli che io ho sentito direttamente sono contenti di quello che la rivista ha fatto, però diciamo che ho parlato con gente che da sempre è stata sostenitrice dell'accesso aperto e così via. Quello che abbiamo potuto notare, dando un'occhiata alle statistiche che poi vengono prodotte automaticamente dagli articoli, è che c'è stato un certo sviluppo della consultazione della rivista, che ha portato, diciamo, diversi articoli, poi uno capisce perché un articolo è più letto di un altro in base all'argomento, eccetera. Però quello che si può raffrontare è questo, che mentre adesso c'è uno sviluppo sicuro delle consultazioni, proprio perché la rivista è ad accesso aperto, prima si notava una differenza eccessiva tra gli articoli, diciamo, anzi l'articolo, comunque gli articoli se consideriamo anche l'editoriale, una differenza eccessiva tra gli articoli ad accesso aperto e quelli non ad accesso aperto, che considerando le cifre faceva capire una cosa, che quando un articolo era ad accesso aperto qualcuno, non si sa chi, lo leggeva. Quelli ad accesso chiuso, limitati agli associati, erano poco letti, non tanto quanto poteva essere il numero di associati e così via. Quindi c'era già prima questo, almeno credo di poter dedurre, c'era già prima un forte interesse esterno all'associazione nei confronti della rivista, e per gli associati tutto sommato è cambiato poco. Ne approfitto per dire una cosa che avevo detto per quello che mi era stato possibile nelle discussioni relative alla possibilità poi di aprire a tutti. Dinanzi alla perplessità del tipo l'associato che cosa riceve dall'AIB se gli togliamo anche la possibilità di leggere per primo la rivista e così via, io potevo rispondere banalmente qualcosa del tipo: ma l'associato dimostra di essere poco interessato perché poi alla fine le statistiche dei PDF chiusi sono troppo basse. Però ho sempre detto anche che probabilmente l'associato si deve mettere nella mentalità che è lui che deve dare all'AIB e non ricevere dall'AIB. Allora, nel momento in cui si fa questo
questo switch, quindi questo cambiamento di mentalità, l'associato sarà sicuramente ben contento di contribuire col pagamento della quota associativa anche al mantenimento di una rivista che poi diffonde anche i suoi iscritti alla certo. fine a tutta la comunità. Che cosa di fatto ne pensa ognuno degli associati, però tenterò di investigarlo. Insomma. Va grazie bene, grazie, grazie. Bene, concludiamo, si dice in gergo last but not least, con il collega Luigi Catalani della Biblioteca Provinciale di Potenza, ma soprattutto è freschissimo di nomina come coordinatore nazionale di Wikimedia Italia per la scuola e l'università. Lo abbiamo incontrato a ottobre all'Assemblea regionale dell'AIB, ci ha parlato di Wikimedia, ma soprattutto ci ha parlato, e vorremmo adesso ascoltare il prosieguo, di questa iniziativa dell'organizzazione no profit appunto di Wikimedia, di questo hashtag One Ref One Lib, cioè un bibliotecario, una referenza, questo nuovo progetto all'interno della Wikipedia Library, per cui ogni bibliotecario, e quindi concludiamo veramente questo nostro incontro, e già ringrazio tutti quelli che sono rimasti, che veramente fedelmente posso dirlo, e tutti quelli che sono stati con noi in questa giornata, e con l'orgoglio di sapere che adesso possiamo veramente entrare nel mondo anche nel mondo del wiki attraverso questa iniziativa. Allora, cedo la parola a Luigi. Grazie Lucia, grazie al CER e agli amici e colleghi di AIB Puglia per avermi invitato in questa bella iniziativa, in questa bella sala davanti a questo bel pubblico. E mi trovo particolarmente a mio agio, diciamo, in questo contesto, perché in effetti sono tra colleghi. Io lavoro presso la Biblioteca Provinciale di Potenza, ma insegno anche presso l'Università di Salerno da 8 anni una disciplina un po' particolare che si chiama Informatica applicata alle scienze filosofiche, basata sostanzialmente sull'importanza del connubio tra sapere umanistico e sapere scientifico, che credo debba essere una stella polare un po' per tutti. E tra l'altro dentro un centro, il Centro Fittumu, centro studi dedicato alla filosofia medievale, abbiamo attivato una sezione di cui appunto sono il responsabile, dedicata alle digital humanities, per cui mi trovo bene, diciamo, in questi campi di intersezione. Però so bene che sono qui non nelle vesti di docente universitario né di bibliotecario, ma appunto nelle vesti di wikimediano più che di wikipediano, e tra l'altro appunto come accennavi, con l'incarico fresco di coordinatore nazionale di tutti i progetti che l'Associazione di Promozione Sociale Wikimedia Italia sta portando avanti sempre più sul territorio nazionale, dedicati all'educazione, quindi nel campo della scuola e dell'università. Per cui è con piacere che proverò a raccontare alcune cose che ci siamo già detti qualche mese fa, ma soprattutto appunto focalizzare l'attenzione sul rapporto tra sapere libero e open access, due cose, due concetti, due fenomeni simili, coerenti naturalmente, ma diversi. Per cui non parlerò di open access in senso stretto, ma di ciò che il mondo wiki può fare, e in realtà già fa da un po' di tempo, per disseminare la conoscenza scientifica in open access. Questi sono i punti che nei 25 minuti a disposizione prometto di svolgere con sintesi, a partire da un'iniziativa che abbiamo rievocato appunto già nell'ottobre scorso, ossia la presenza, diciamo, fisica dei wikipediani in occasione del congresso IFLA dell'anno scorso, dove appunto un'intera sessione è stata dedicata proprio al rapporto tra IFLA e Wikipedia,
a dimostrazione di un rapporto realmente stretto tra queste due realtà. Uno dei punti in comune tra il mondo delle biblioteche e il mondo wiki è sicuramente l'open access, considerato a 360 gradi. Per chi non lo sapesse, Wikimedia Foundation è una fondazione senza fini di lucro con sede in San Francisco che si occupa della gestione in senso generale delle piattaforme wiki, e Wikimedia Italia è il capitolo italiano della Wikimedia Foundation, per cui si occupa della promozione di tutte le piattaforme wiki, non solo di Wikipedia, presso le istituzioni culturali, presso le scuole, le amministrazioni, le biblioteche e le università, con un obiettivo principale, diciamo una stella polare ideale, che è appunto il sapere libero, che non è una categoria vaga, ma è una categoria ben precisa, vuol dire libero di essere riutilizzato, per cui qui si innesca tutto il discorso relativo alle Creative Commons, alle licenze aperte. Wikipedia è naturalmente la piattaforma wiki più nota, ma è solo una delle 15 piattaforme che fanno parte di questo arcipelago di piattaforme che condividono lo stesso principio e lo stesso meccanismo, per cui chiunque può metter mano ai contenuti di queste piattaforme. Ciò che cambia è semplicemente la tipologia di contenuti che in ciascuna di queste piattaforme viene sviluppato, per cui Wikipedia, per quanto sui generis, resta un'enciclopedia, per cui lì dentro ci troviamo soltanto contenuti enciclopedici, ossia voci dedicate a personaggi, fenomeni, eccetera, che abbiano una dignità enciclopedica. Alex Stinson, Wiki Strategist di Wikimedia Foundation, per quanto riguarda il settore GLAM, cioè il settore relativo alle istituzioni culturali, e Julia Bunks, Policy and Research Officer dell'IFLA, in un post sul blog della Wikimedia Foundation hanno messo a fuoco la necessità, l'opportunità di lavorare fianco a fianco in nome dell'accesso aperto alla conoscenza. Non solo, hanno anche protratto questa discussione, avviata appunto nel mese di agosto dell'anno scorso, attraverso la redazione e la presentazione di due white paper che sono stati discussi, aggiornati, modificati dalla comunità bibliotecaria, due white paper dedicati, uno alle opportunità che il mondo wiki offre per le biblioteche pubbliche e un altro dedicato invece al rapporto tra lo stesso mondo wiki e le biblioteche accademiche e di ricerca, che naturalmente in questo contesto sono quelle che ci interessano maggiormente. In che modo i bibliotecari, diciamo, possono svolgere anche un'azione da wikipediani? Questi due documenti, questi due white paper, che poi sono stati, come dire, ufficializzati una volta conclusa la fase di consultazione, partivano da quei presupposti che sono già da diversi anni al centro delle azioni del progetto Wikipedia Loves Libraries, un titolo, diciamo, molto esplicito. Ossia che se le biblioteche oggi ambiscono ad essere una delle principali, ad essere ancora una delle principali porte di accesso all'informazione, devono sviluppare, accanto alle tradizionali attività naturalmente di gestione delle collezioni, sempre più spesso pratiche di condivisione del patrimonio informativo e di co-creazione dei beni comuni digitali, da rendere disponibili per il riuso creativo da parte delle comunità di riferimento. Per cui in questa frase, diciamo, è condensato tutto lo spirito, ma anche il programma che le due comunità, nel momento in cui lavorano fianco a fianco, si danno in qualsiasi parte del mondo: lavorare sulla base di questi principi e per raggiungere questi obiettivi, che sono poi finalizzati a un obiettivo molto più vasto, che esula anche dal contesto accademico, professionale, bibliotecario, ossia la crescita, l'empowerment e il coinvolgimento sempre maggiore, l'engagement di una platea sempre più vasta, non solo di professionisti, ma anche di utenti, di contributori disposti a impegnarsi nella produzione e nella diffusione di contenuti aperti, per cui qualsiasi, diciamo, figura interessata a mettere a disposizione il suo sapere in questo contesto può dare sicuramente un contributo importante. Inoltre, in un senso più stretto e più preciso, wikimediani e bibliotecari, che spesso si incarnano, diciamo, nello stesso individuo, condividono lo sforzo per la promozione della cultura scientifica in senso lato, la diffusione della competenza informativa, l'information literacy, che come vedremo tra poco è al centro, è il motore di tutta una serie di attività che noi wikimediani proponiamo, attiviamo presso in particolar modo le scuole
e le università e ovviamente l'accesso aperto alla conoscenza, che è sicuramente uno dei punti di contatto tra questi due mondi. A maggior ragione i bibliotecari universitari ovviamente hanno già un'esperienza pratica, concreta del mondo dell'open access, per cui la loro sensibilità, la loro esperienza professionale è ancora più preziosa in questo contesto. In fondo wikipediani e bibliotecari condividono la stessa missione, cioè l'impegno a mettere a disposizione del più ampio pubblico possibile, quindi anche al di là della diciamo, ristretta cerchia degli addetti ai lavori, per cui docenti, studenti, bibliotecari, il maggior numero di risorse informative validate, quindi risorse informative di qualità. I bibliotecari possono per esempio inserire una fonte bibliografica o un link ad una risorsa esterna, preferibilmente una risorsa ovviamente ad accesso aperto, scrivere una voce dedicata ad un fondo oppure ad una collezione della biblioteca o anche digitalizzare una fonte storica, quindi un'opera in pubblico dominio, e metterla a disposizione su un'altra di quelle piattaforme che abbiamo visto prima esemplificate in quell'immagine, ossia Wikisource, e appunto la piattaforma Wiki, dove è possibile caricare opere in pubblico dominio in modo tale da ricavare dei veri e propri ebook. Entrando proprio nel merito, diciamo, della questione che stiamo discutendo oggi, ebbene, ci sono alcuni progetti promossi da Wikimedia che sembrano davvero tagliati su misura per i bibliotecari. E The Wikipedia Library, appunto il movimento, il progetto cui accennavi pochi minuti fa, è un movimento che sposa in pieno la filosofia dell'accesso aperto, poiché mette in comunicazione, nella pratica, il mondo della ricerca e Wikipedia. È il luogo dove i wikipediani in pratica possono chiedere e ottenere l'accesso a fonti affidabili di qualità per corroborare, migliorare le voci enciclopediche e favorire la circolazione di informazione validata, per cui si crea un meccanismo virtuoso di progresso della conoscenza, sia dal punto di vista del miglioramento della qualità media delle voci scritte su Wikipedia, sia per quanto riguarda la disseminazione, la diffusione di contenuti scientifici ad accesso aperto, affinché essi siano non solo disponibili ma anche noti ad una platea più ampia rispetto a quella dei suoi naturali destinatari. Questa è l'home page, quindi siamo dentro Wikipedia, ma come si vede non è una pagina, non è una classica voce enciclopedica, è una delle tante pagine dedicate a progetti, in questo caso appunto a questo grande progetto di Wikipedia Library, in cui appunto il cui motto è appunto fa riferimento all'alleanza naturale, spontanea, quasi ovvia tra Wikipedia e le biblioteche, in particolar modo afferenti alle università e ai centri di ricerca. Il fatto che questa documentazione scientifica, diciamo, quindi le fonti primarie cosiddette, spesso non sia ad accesso aperto, rende ancora più significativo questo impegno a sintetizzarne il contenuto e ad inserirlo tra le fonti di Wikipedia. Praticamente vuol dire creare una breccia affinché questo sapere inizi ad aprirsi, a diffondersi alla comunità. In questo modo l'utente dell'enciclopedia è invitato a proseguire la sua ricerca, non arrestarla, e ad approfondirla nelle sedi ovviamente più opportune e autorevoli. In questo caso quindi Wikipedia, che come dicevamo è comunque un'enciclopedia per cui è una fonte secondaria, diventa uno straordinario hub informativo, un istradatore di comunicazione scientifica, di informazione scientifica di prima qualità, poiché attraverso la grande visibilità costantemente tra i primi 5-6 siti più visitati al mondo, riesce a instradare il lettore comune, quindi non solo lo studente, non solo l'appassionato, verso fonti validate e papers scientifici. Quindi c'è un grande sforzo in termini di divulgazione scientifica. Questo è soltanto uno dei tanti articoli, negli atti ovviamente avrò modo di elencarne di più. Questo articolo piuttosto recente a cura di tre ricercatori dell'Università di Chicago, in cui viene dimostrato quanto può essere significativo l'impatto, l'utilizzo di Wikipedia in termini di diffusione dell'open access, sia a livello di sensibilità, di sensibilizzazione culturale, sia proprio in termini pratici, quindi diremmo appunto tangibili anche dal punto di vista quantitativo, di citazioni e di diffusione di articoli che proprio per la loro grande qualità scientifica meritano di essere diffusi al di là del,
della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Per realizzare tutto questo, The Wikipedia Library sostiene e promuove diverse attività, collegando praticamente i redattori di Wikipedia con le biblioteche del territorio e soprattutto con il mondo delle risorse ad accesso aperto, chiedendo ad esempio l'apertura di banche dati a pagamento o singoli accessi a biblioteche digitali commerciali, favorendo forme di collaborazione tra case editrici e biblioteche, agevolando la presenza di prodotti editoriali di qualità sull'enciclopedia, quindi provocando, come dicevo prima, un effetto positivo tanto sulla stessa Wikipedia, che ne guadagna in termini di autorevolezza e di qualità dell'informazione, sia naturalmente anche a favore degli stessi archivi aperti. Inoltre, dall'anno scorso, The Wikipedia Library ha lanciato una campagna, appunto One Lib, One Ref, un bibliotecario, una fonte, cui hanno aderito anche i bibliotecari italiani, un'iniziativa volta a valorizzare e condividere con i lettori la capacità, che in fondo è tipicamente nostra, tipicamente bibliotecaria, di rispondere alle domande degli utenti utilizzando fonti attendibili. Per cui uno dei template più diffusi su Wikipedia, quello per cui appunto viene indicata la necessità di citare una fonte, altrimenti una voce di Wikipedia è gravemente lacunosa, per quanto possa essere diciamo ben scritta, ma l'indicazione delle fonti è fondamentale. In fondo questo template assomiglia ad una richiesta di reference che Wikipedia rivolge a tutta la comunità bibliotecaria, per cui noi bibliotecari siamo sicuramente le persone più adatte a rispondere a questo tipo di invito. E pochissimi giorni fa, due giorni fa, nella sala conferenze del DISPAC, del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università di Salerno, abbiamo organizzato questa iniziativa coordinata dai colleghi del Centro Bibliotecario di Ateneo, in particolar modo da Claudio Forziati, in cui abbiamo ragionato sui concetti appunto di open, di biblioteche, di comunità e di Wikipedia, lavorando inoltre su questo tipo di attività, ossia completare, aggiornare, migliorare le voci di Wikipedia sulla base di attraverso l'arricchimento della bibliografia che troviamo in calce a ciascuna voce enciclopedica, ovviamente con indicazioni di qualità, per cui se questo tipo di attività lo fa un bibliotecario, molto probabilmente quel miglioramento è un miglioramento consistente in termini di qualità dell'informazione che viene donata alla comunità. La versione di Wikipedia in lingua italiana contiene una pagina dedicata al progetto biblioteche, a partire dalla quale bibliotecari e wikimediani possono trovare spunti per coordinarsi e lavorare insieme alla creazione di contenuti ad accesso aperto, in coerenza con il progetto, diciamo, internazionale Wikipedia Loves Libraries. Lo strumento principale per lo scambio di informazioni, il confronto di idee e la discussione è l'apposita mailing list, a cui naturalmente siete invitati a iscrivervi per seguire le diverse attività. Come dicevo, il progetto Biblioteche si inserisce nella cornice più ampia dei cosiddetti GLAM, ossia di tutti i progetti che vedono coinvolte in primo piano le istituzioni culturali, quindi musei, archivi e biblioteche, con l'obiettivo appunto di collaborare con la comunità wikipediana per la diffusione dei contenuti ad accesso aperto, pensiamo ai musei, ma anche alle stesse biblioteche, ma anche agli archivi e ai tesori che conservano, e alla necessità, all'opportunità che sempre più spesso le istituzioni culturali iniziano a cogliere, di aprire questi contenuti ad una comunità molto più ampia. Questa è l'home page della pagina di Wikipedia dedicata appunto a tutti i progetti wiki che coinvolgono istituzioni culturali. E questa è la sezione dedicata alle biblioteche, che è la più ricca. Le biblioteche coinvolte in questo tipo di progetti sono sempre più numerose. Un'altra attività che ha sicuramente una connotazione open è quella che viene svolta da una piattaforma molto giovane, ma che nel giro di pochissimo tempo è già diventata la terza piattaforma wiki per utilizzo, per diffusione, dopo Wikipedia e dopo Wikimedia Commons, che è l'enorme database di contenuti fotografici e multimediali. La piattaforma in questione è Wikidata, sarebbe la versione open, la versione wiki di Open Data, quindi qui dentro non troviamo voci enciclopediche, non troviamo fotografie, non troviamo
libri elettronici troviamo dati aperti naturalmente. I riconoscimenti ottenuti da questa base di conoscenza secondaria, libera, collaborativa e multilingue si spiegano con la diffusione della cultura degli open data degli ultimi anni e anche con l'utilità di una soluzione molto flessibile capace di raccogliere in un unico database i dati strutturati di voci provenienti da centinaia di progetti Wikimedia. Questa è l'home page di Wikidata, come dicevo un progetto in grande sviluppo. La centralizzazione dei link, la raccolta di dati strutturati in un formato elaborabile dalle macchine secondo i dettami sempre più diffusi non solo nel mondo anglosassone del semantic web, dei link ed open data e la creazione di query automatiche hanno reso Wikidata una soluzione ideale, pratica, flessibile anche per grandi aggregatori di dati come VIAF, che vi si interfaccia già da un po' direttamente, o anche per Google, che addirittura ha fatto confluire Freebase, cioè il suo progetto di open data, in Wikidata. Tra le diverse categorie di proprietà valore che è possibile assegnare a un dato elemento si trovano sempre più identificatori di alcuni tra i più diffusi codici di autorità internazionali e di molti importanti servizi bibliotecari nazionali, compreso SBN, apposite istruzioni consentono di inserire nelle voci di Wikipedia gli identificativi dei record di autorità. In questo modo Wikidata si sta trasformando, si è trasformato in un super authority control, per cui è uno strumento di grandissimo interesse anche per la nostra, soprattutto per la nostra comunità professionale. Inoltre tra i vari progetti basati su Wikidata, il più recente si chiama Wikisite, il cui obiettivo è quello di inserire mediante appunto la proprietà site, cita, libri e articoli scientifici su Wikidata e creare così un enorme network citazionale tra pubblicazioni, ovvero un database centralizzato di dati bibliografici in forma strutturata, coniugando così l'esperienza degli istituti culturali nella modellazione dei dati bibliografici come FRBR con l'approccio pragmatico flessibile del wiki. Questo è il logo di Wikisite. Poiché gli organizzatori del convegno mi avevano chiesto di accennare anche alla dimensione diciamo educativa di questo discorso, lo faccio volentieri ricordando innanzitutto che uno degli aspetti più interessanti anche dal mio punto di vista personale delle attività dei bibliotecari / wikimediani è sicuramente quello legato alle ricadute educative e formative che diventano ancora più evidenti naturalmente nel caso delle biblioteche universitarie, ma non solo, io lavoro in una biblioteca pubblica, anche lì sono partite già delle attività in questo senso. Il Wikipedia Education Program raccoglie e stimola buone pratiche di collaborazione tra gli studenti universitari e il mondo di Wikipedia affinché essi integrino le voci enciclopediche. Questo è il logo di questo diciamo collettore di buone pratiche a livello internazionale di sperimentazione didattica di Wikipedia in ambito formativo. Volevo approfittarne per portare anche qualche caso pratico e parto dal CNR, dall'area di ricerca di Potenza, con cui Wikimedia Italia ha stipulato per la prima volta una convenzione, quindi la prima convenzione tra Wikimedia Italia e un'area di ricerca del CNR. Stiamo lavorando già da diversi mesi su questo fronte, ossia sulla progettazione di un utilizzo delle piattaforme wiki per la disseminazione della conoscenza scientifica. In questo caso non c'è didattica naturalmente perché nel CNR non c'è questa dimensione, ma c'è l'accesso aperto perché i ricercatori del CNR hanno una lunga consuetudine già con questa modalità di comunicazione scientifica. Ebbene, dopo una serie di incontri abbiamo appunto stipulato questa convenzione nella quale le due parti, cito appunto dal documento, si impegnano a realizzare una serie di iniziative legate alla promozione della cultura libera, dell'accesso aperto e del sapere condiviso, a partire dal coinvolgimento dei ricercatori del CNR nell'opera di disseminazione della propria conoscenza scientifica sulle piattaforme wiki. Si tratta di fare vera e buona divulgazione scientifica, per cui i ricercatori del CNR sono stati invitati a monitorare alcune voci di Wikipedia dedicate agli argomenti di cui loro sono tra gli specialisti più
diciamo, importanti sul territorio nazionale e eventualmente di migliorarle, correggerle, aggiornarle, in alcuni casi anche di crearle ex novo. Le parti, leggo ancora dalla Convenzione, si impegnano a realizzare insieme iniziative di informazione e formazione rivolte a docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Basilicata. Questo è il secondo step del progetto, che ha una immediata ricaduta invece in termini didattici, formativi, concreti. Questo con quale scopo? Per promuovere la partecipazione a progetti di produzione e diffusione di cultura libera mediante l'utilizzo di piattaforme wiki, per cui c'è un discorso di sensibilizzazione culturale alle piattaforme wiki, quindi alla cultura partecipativa, che viene allargato al di fuori delle mura del CNR. Docenti e studenti potranno quindi dedicarsi insieme, quindi ovviamente gli studenti sotto la guida dei docenti e naturalmente dei ricercatori, al completamento del lavoro di redazione e aggiornamento delle voci su Wikipedia dedicate a temi di carattere scientifico-culturale di pertinenza dei ricercatori del CNR che hanno accettato di essere coinvolti volontariamente in questo progetto, oppure anche alla modifica e alla creazione di voci su Wikipedia dedicate ai beni culturali, storici e ambientali dei vari paesi coinvolti, in modo da portare avanti anche un'opera di promozione turistica del territorio. Per cui l'obiettivo, diciamo, fondamentale tra i tanti che i diversi progetti didattici condotti da Wikimedia Italia nelle università e nelle scuole è fondamentalmente questo, ossia quello di utilizzare Wikipedia come uno straordinario strumento per lo sviluppo delle competenze non tanto digitali, non solo digitali, ma soprattutto informative, ossia quella che noi appunto addetti ai lavori chiamiamo information literacy. Quindi abituarli al concetto di fonte, abituarli a capire quanto sia importante avere un punto di vista neutrale sul fenomeno, sono cose che diventa più facile far capire e far mettere in pratica, soprattutto nel momento in cui si utilizza Wikipedia come terreno di sperimentazione. Questa è l'occasione anche per ricordarvi che tra un mese esatto ci sarà la prima edizione dell'Information Literacy Day, organizzato dal gruppo di studio sull'information literacy guidato da Alina Renditiso, di cui faccio parte. Sarà un'occasione importante per allargare lo spettro dell'information literacy al di là, diciamo, ancora una volta, di quelli che sono, diciamo, gli appassionati a questo tipo di tematiche. Per cui il nostro obiettivo sarà quello di mettere a confronto e di ispirare buone pratiche di information literacy su terreni diversi. Ci sarà anche un workshop sulle scuole, tenuto da me e Tommaso Paiano, ma ce ne saranno altri dedicati alle biblioteche di università e di ricerca, ci saranno riferimenti all'information literacy nelle aziende. È un tema trasversale che, diciamo, per quanto mi riguarda, è il motivo principale per cui un'attività di questo genere attraverso Wikipedia può avere effetti positivi. E stanno a dimostrarlo anche una serie di attività che adesso farò scorrere molto rapidamente. Questo è il logo di Vivarium, un progetto avviato presso due scuole, un liceo di Potenza e un altro di Pagani in provincia di Salerno, un progetto che ha portato ad esempio una prima classe liceale del liceo Gianturco di Potenza alla realizzazione di un vero e proprio ebook su quest'altra piattaforma che si chiama Wikibooks, dedicata al tema del cyberbullismo. Questo progetto ha avuto, diciamo, anche un patrocinio morale da parte dell'Università di Salerno, a dimostrazione di quanto sia importante dal nostro punto di vista avvicinare quanto più possibile il mondo della scuola e il mondo dell'università sfruttando, tra virgolette, Wikipedia come terreno comune di sperimentazione. Questo progetto si chiama Vivarium, avrà un seguito, così come avrà un seguito il progetto Alquinus, che ci vede impegnati nel centro studi FITMU, appunto dedicato agli studi di filosofia medievale, nel monitoraggio delle voci enciclopediche dedicate al pensiero medievale, quindi in modo tale da concentrare la nostra attenzione su un settore particolare. E anche nella mia esperienza didattica all'Università di Salerno sto sperimentando già da un anno questa piattaforma Wikibooks, poiché gli studenti, appunto, della mia disciplina sono invitati, prima di sostenere l'esame, a contribuire attraverso la redazione di un
di un breve paragrafo, a questa scrittura collettiva, collaborativa del manuale di filosofia dell'informatica, che è una disciplina trasversale per cui non esiste ancora un manuale, e loro mi stanno dando una grande mano a scriverlo. Quindi siamo su Wikibooks, questo è l'incipit di un libro che ha già, diciamo, raggiunto una buona dimensione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ovviamente parliamo di contenuti assolutamente aperti, per cui se siete curiosi potete benissimo andare a vedere questi contenuti. Tante altre scuole, cito ad esempio il liceo scientifico Galilei di Potenza, ha sperimentato questo tipo di attività. In questo caso gli studenti hanno scritto la voce dedicata all'opera più importante di Bernardino Telesio. Anche qui questo è solo l'incipit e la voce è molto ben fatta e potrebbe avere anche una ricaduta in termini di riscrittura dell'opera in questione su Wikisource. Abbiamo attivato anche dei progetti di alternanza scuola-lavoro, sia tra Wikimedia Italia e alcuni istituti scolastici, sia tra la Biblioteca Provinciale di Potenza e una scuola, ancora una volta il Liceo Galilei. Questo progetto si basa proprio sulla digitalizzazione di contenuti legati alla storia locale e al caricamento di questi contenuti digitali su Wikisource, che è la piattaforma di cui abbiamo parlato prima. Non va dimenticato il fatto che uno dei valori aggiunti di Wikipedia è il fatto di essere un progetto multilingue. Ben 283 sono le versioni linguistiche di Wikipedia, motivo per cui in un liceo linguistico di Potenza, il Da Vinci, abbiamo avviato questo progetto Wiki in Translation, basato sulla redazione di contenuti legati al territorio, quindi della Basilicata, non nella versione italiana di Wikipedia, bensì nelle versioni inglese, tedesca, francese, spagnola. Qui siamo ad esempio nella versione tedesca di Wikipedia e i ragazzi hanno abbozzato una voce dedicata alle Dolomiti Lucane. Qui siamo nella versione inglese di Wikipedia, quindi quella di maggiore visibilità, dove è stata creata dai ragazzi, che hanno anche aggiunto delle foto scattate da loro, la voce dedicata a questo importante monumento architettonico di Potenza, ossia il ponte progettato dall'ingegnere Sergio Musmeci. Questo, diciamo, ulteriore addentellato legato alla promozione turistica del territorio per mezzo di Wikipedia ha, diciamo, attirato l'interesse anche da parte dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, che ha deciso di sperimentare questo tipo di attività in modo tale da raggiungere un triplice obiettivo: sviluppare le competenze informative dei ragazzi, quindi diffondere il concetto di sapere libero, far fare loro un'esperienza concreta di co-creazione di contenuti e infine, una cosa che sicuramente non fa male, quella di promuovere il territorio nel momento in cui si decide di lavorare su contenuti legati appunto al proprio territorio. Questa è semplicemente non è un'altra associazione, è semplicemente una pagina Facebook dove potete eventualmente andare a dare un'occhiata ai vari progetti avviati, alcuni dei quali ho appunto esposto. Vado a chiudere citando un'esperienza che potrebbe di qui a poco partire, legata al rapporto tra Wikimedia Italia e la scuola di specializzazione di archeologia dell'Università della Basilicata, ma anche al di là dei confini, diciamo, regionali. Pochi mesi fa all'Università di Teramo c'è stata la possibilità di ragionare su questi temi, quindi temi dell'open access, temi dell'information literacy e le piattaforme wiki, in un contesto apparentemente diverso, ossia quello del mercato unico digitale per la crescita e l'innovazione. E anche lì, diciamo, c'è stato un interesse, una risposta positiva, a dimostrazione del fatto che sono temi trasversali ma che hanno una utilità pratica per docenti, ricercatori e studenti afferenti a dipartimenti diversi. Ultime due slide dedicate, diciamo, a quella che può essere considerata la morale della favola, ossia al di là di tutti questi obiettivi che credo non siano di poco conto, va sicuramente, diciamo, incassonato il tutto in un quadro più generale.
ossia sono sempre più numerosi gli operatori delle agenzie educative che stilano progetti formativi ad hoc destinati agli studenti, che spesso saccheggiano Wikipedia senza conoscerne i risvolti tecnici, etici e culturali, per cui hanno un rapporto immaturo, inconsapevole con l'enciclopedia collaborativa. Ebbene, questo circuito virtuoso di conoscenza mette in circolo nuovo sapere validato, nuovo sapere che fa affidamento sulla conoscenza scientifica depositata negli archivi aperti, facilita l'accesso alle fonti validate e invita tutti a cimentarsi in pratiche che non sono più esclusive dei bibliotecari. Ecco, questa è un'altra delle cose che mi ha sempre provocato soddisfazione. Cioè, intorno all'information literacy, secondo me, si può costruire anche un'immagine più aggiornata, più accattivante, più interessante del nostro mestiere agli occhi di quanti invece non hanno ancora ben capito in cosa consista il nostro lavoro. Pierfranco Minzenti, un nostro collega, nostro nel senso della comunità bibliotecaria, ha sottolineato che la consonanza di valori e obiettivi consente di mettere in contatto e far dialogare due modelli apparentemente opposti di creazione e trasmissione del sapere. Cioè, non è una fusione a freddo quella tra bibliotecari e wikipediani o tra università e Wikipedia. In fondo esiste da un lato il modello verticale del sapere tradizionale, condiviso dalle biblioteche e dalle università, e dall'altro c'è il modello orizzontale di Wikipedia. Ebbene, una mediazione è possibile, e alcuni dei progetti che vi ho mostrato lo dimostrano, se diciamo, viene condiviso il principio dell'accesso aperto al sapere e se è condivisa anche la consapevolezza che la sua costruzione è un processo necessariamente, inevitabilmente, sociale e collettivo. Vi ringrazio. Bene. Allora, grazie a Luigi Catalani. Ovviamente è stata una lunga giornata che volge finalmente al termine. Devo dire, siamo molto soddisfatti. Speriamo di aver dato spunti a tutti. Ringraziamo veramente, io ringrazio di cuore tutti i relatori che fino a questo momento sono stati qui con noi. E mi piace concludere, che non ci siano domande o riflessioni su questa giornata. Intanto io sono fermamente convinta dell'ottimo lavoro di questo ponte tra in cui l'open access fa da il ponte è l'open access e poi abbiamo l'università, abbiamo la ricerca, ma abbiamo soprattutto la didattica nelle scuole, che è importantissima. L'information literacy è importantissima nelle scuole. Ma e quindi ci tenevo soprattutto a far conoscere questa nuova prospettiva per i wikipediani e noi bibliotecari. Mi piace concludere, e dopo aver ascoltato stamattina le relazioni di stamattina, ma anche le relazioni del pomeriggio, con una citazione che, insomma, preparando questo convegno era venuta a galla, ovviamente non è mia, ma è del 1776. E allora di Thomas Jefferson, il padre, uno dei padri della Costituzione americana, in cui ho rivisto l'idea, la mia, e condivido l'idea di open access. Nel momento in cui Thomas Jefferson scrive: colui che riceve da me un'idea riceve un'istruzione senza diminuire la mia, così come colui che accende il suo cero al mio riceve luce senza lasciarmi al buio. Quindi questa idea veramente di condivisione, di disseminazione, che non è mai una diminuzio, ma vuole essere un essere consapevoli che la condivisione non può che premiare e non può che arricchirci. Quindi, che veramente
si passi o che veramente sia un open science, una vera e propria condivisione, e ce lo auguriamo tutti. E le nostre esperienze, le esperienze della professoressa Pievatolo, che insomma ha colpito anche me, ha incuriosito, intrigato, l'esperienza di Nicola, l'esperienza di tutti i colleghi, che veramente possa essere un inizio, ma veramente una vera e propria condivisione del sapere. Io vi ringrazio e alla prossima volta, appena siamo tutti nuovamente in cammino per poter continuare, e rivederci. Grazie. Veramente, poi magari ci si sente.